Eccoci qua, buonasera a tutti, già tantissimi, Buonasera, quanto buonasera. tempo? Era la serata che un pochino ci siamo dedicati a noi, dai, stasera ci tenevamo, tutti, soprattutto noi dello staff, che da un paio di settimane proprio abbiamo comunque, non abbiamo più negato l'evidenza di una serie che ci è piaciuta tantissimo, tantissimissimo, tant'è vero che tutti gli staffer che l'hanno vista si sono cambiati poi il loro avatar su Telegram, no? Ognuno si è messo il proprio personaggio preferito. Diciamo che metà dello staff è fuori di testa, l'altra metà è fuori di testa perché non Perché capiva neanche non chi sta capisce più una sega, però parlando. è tutto rosso. È tutto rosso, tutta gente che si mette a cantare, che si mette a memare, che si mette a fare a vedere GIF animati di qualsiasi tipo. Poi la cosa è trascesa anche sul sito perché nei famosi spollicciati, Hazbin Hotel è arrivato al secondo posto e questa cosa ha triggerato parecchie persone. Poi, ovviamente, i soliti che dire non è un anime. Allora, bisogna però far presente una cosa: su Anime Click saranno almeno 10 anni che è presente anche l'animazione internazionale. Noi abbiamo una rubrica in cui tutte le schede più spollicciate vanno in classifica e le commentiamo. C'è tutto un discorso di come poi vengono conteggiate, quello sicuramente, ma sul sito di Anime Click, quindi sul sito fondamentalmente attrazione giapponese, che una serie non giapponese possa salire in classifica anche solo nelle prime 10 posizioni è molto raro. È successo solo in 2 occasioni, per Futurama, che mi sembra arrivò al quarto posto in un momento particolare, e per Strappare lungo i bordi di Zero Calcare, che mi sembra arrivò Alessandra alla seconda posizione. Seconda posizione, esatto. Ok, quindi Hazbin Hotel ha pareggiato Strappare lungo i bordi nella classifica di gradimento di Anime Click. Non è quindi soltanto relegata al settore anime, ma è anche aperta alle schede di animazione internazionale. Che Hazbin Hotel non è un anime, lo sappiamo, non serve rimarcarlo. Però a noi ci piace anche parlare di animazione a tutto tondo, cioè questa è la nostra anche mission al di fuori di parlare e amare l'animazione giapponese. Tra l'altro, ecco, seconda volta che in Anime Click una serie di animazione, quindi non giapponese, è arrivata al secondo posto, può essere che la prossima settimana, dai primi dati che mi arrivano, possa succedere il miracolo, che la prossima settimana possa addirittura essere al primo posto, cosa che non è mai successa in tutta la storia di tutte le schede di Anime Click. Quindi un Io non ho grandissimo ancora parliamoci spolliciato, chiaro. eh. Tu ancora non hai spolliciato. Chi non l'ha ancora vista, l'ha vista dopo aver visto una marea di reel e video su TikTok che passavano sull'argomento, quindi la curiosità è arrivata. Quindi O l'ha già ci vista su sta. TikTok? Sì. Ragazzi, mi dispiace per le pubblicità, purtroppo non dipendono da noi e Twitch, diciamo che il bello di Twitch è poter interagire assolutamente. La cosa negativa è questa cosa delle pubblicità. Purtroppo su questo non possiamo fare nulla. Spero che in futuro esisterà un social che ci permetta di essere ancora più free da questo punto di vista. Una Comunque, televisione nostra. Va sì, va bene. Alessandro, non bene, ciao pensare che ragazzi, è sia. stato bello. Allora, ragazze, Erika, perché ti è piaciuta questa serie? Allora, come stavamo dicendo prima, dietro le quinte, a me lo stile ha ricordato come prima cosa subito il vecchio Cartoon Network, quindi sono di quella generazione che è cresciuta con Cartoon Network, quindi ho detto, va bene, proviamola. Poi, c'è una ragazza che l'ha spammato tantissimo quando doveva uscire, quindi ho detto vabbè, ok, guardiamolo di nuovo. E niente, la storia è bella, l'adattamento italiano a me è piaciuto un sacco, le canzoni sono fantastiche e si fa guardare molto volentieri. Poi io adoro i musical, quindi è anche un musical e niente, metti tutti insieme, i personaggi sono fantastici e niente. Si guarda volentieri tutta, anche a chi non piacciono i musical so che l'ha visto volentieri, tipo Zell. È uno Quindi. schifo, baby, vedi, mazza, quanta gente, vedi quanta gente che comunque ama questa serie, appunto il passaparola. Alessandra, io ti avevo detto, guarda Hazbin Hotel per tutti noi e poi facci la recensione, perché io sono sempre per dire, quando ci sta una bella serie che comunque sta arrivando,
solo da Alessandra è deputata, poi alla fine ce la siamo vista tutti. No, infatti, la recensione verrà fatta, però alla fine guarda la serie per tutti noi, è diventato tutti guardano la serie ed è Maratonano andata. in 2 giorni la serie, quella è stata la cosa incredibile. Sì, io poi le puntate le guardavo tipo le 4 di notte, quindi ok. Nel Sì, senso mi svegliavo. tu hai un problema, Ale, però va Sì, lo bene. so che ho un problema, e quindi Di chi notte. non ha un problema, insomma. Però dicevamo, veramente se non ci fosse stato il doppiaggio italiano, No, dove mi assolutamente. prendo la responsabilità di dirlo, ma sinceramente penso che la grande fama anche che è stata fatta, tutto l'hype che è stato creato su questa serie, secondo me non ci sarebbe stato. Sono stati anche bravi i doppiatori a reclamizzarla, perché non si sono assolutamente astenuti. Appunto, far spiegare anche come è nato questo prodotto, come lo hanno gestito. Quindi è bello sempre avere un contatto con i doppiatori italiani proprio per rispondere a tante persone che invece parlano un po' troppo per sentito dire. Quindi stasera con noi ci sono buona parte dello staff dei protagonisti, appunto, di questa che è stata, possiamo dirla, la serie Rivelazione fino a questo momento del 2024, capitanata a partire proprio dalla sua protagonista, Charlie. Con la nostra amica Rossa Caputo che ritorna qua da noi. Ciao Rossa! Eccomi, ci sarà felicità. Cominciamo che qui finisce male. Io sono 2 mesi che non faccio altro che cantare queste canzoni. Io mi Anche sveglio di di notte con le notte. canzoni che partono in testa, quindi ho un problema. Beh, scusate, dovevo rimanere in tema. Se volete, ho anche la tazza di Alastor, se per questo. Ma che bella. Ma dove le ripeti queste? Esiste un merchandising ufficiale? Assolutamente sì, No, ragazzi. non mi fate, non me lo fate vedere. No, ma che bella. Al fine Senti il di questa suono del live. portafoglio che si svuota. No. Faccio proprio la hostess che mostra le opere. Sì, ci sono due siti. Uno è No, non Shark li dico. qualcosa. Uno è Uno che è cosa? Aspetta. Shark qualcosa, non mi ricordo, che faceva ha fatto il merch del pilot. Infatti questa, si vede tantissimo, è la Charlie del pilot, si vede un sacco che è lo stile il Sì. suo. Infatti io li ho comprati per gran parte dei protagonisti, sono riuscita a trovarlo e li ho regalati a tutti durante la Shark serie. Robot. Esatto, Shark Robot. E l'altro invece è il Ah, lo sito stavo ufficiale del vedendo. merch di Asbin Hotel, che se cerchi merch Asbin Hotel trovi subito il sito ufficiale. Si può tutto comprare online, spero, vero? Sì, purtroppo sì, si può. Ecco, Purtroppo per i bene, nostri vabbè. portafogli. Dopo ci faccio un salto, quello No, c'è la sicuramente. tazza col maialino. Sì, no. Tra l'altro io ho Enrico, regalato a ma Riccardo la sua tazza, quindi lui ha la tazza di Angel. esatto, ragazzi, Angel Dust, Riccardo Suarez, benvenuto qui con noi. Eccomi! Angel Uno, Dust. diciamo Buonasera. che forse ecco, uno dei personaggi più amati di questa serie, si può dire? Vero. Sembrerebbe proprio di sì, infatti la risposta è stata incredibile, io sono contentissimo, vabbè, per me è emozionantissimo. L'amore proprio che c'è per il personaggio l'ho riscontrato tutto. Sì, parecchio. Quante persone ti hanno scritto? Perché so che voi doppiatori venite Uff. molestati in tutte le maniere. Allora, devo dire, ricevevo già abbastanza comunque messaggi di persone che mi scrivevano per apprezzare quello che avevo fatto. Comunque, cioè, noi doppiatori siamo sempre un po' nell'ombra, no? Quindi magari non è che abbiamo, che ne so, un profilo social super seguito, però comunque la gente ci scrive per dirci: guarda, ho apprezzato un sacco quello che hai fatto, mi mandi un audio, cose così. Con Angel io non posso più aprire Instagram. Non posso più aprire Instagram. Mi arrivano 20 messaggi Non so come ogni fare oretta anch'io. e mezza. Sì. Ormai io vi ho visto super taggati comunque, vi Sì, taggano in qualunque tantissimo. occasione. Qualunque disegno, video, fumetto fatto dai fan, qualunque cosa, veramente, i meme, tutto. Hanno fatto anche dei meme sulle nostre live, disegnando i nostri personaggi. Cioè, è stato veramente
Oh, grazie Federica. Angel è anche uno dei miei preferiti, soprattutto perché lo doppia Riccardo. E quindi la ricezione del pubblico, anch'io oggi ho dovuto fare una storia, ho detto ragazzi, vi prego, ho risposto almeno a 500 vocali dicendo ciao, sono Charlie, la stella del mattino, principessa d'inferno, proprietaria dell'Asbin Hotel, ti aspetto al check-in. Ne ho fatti 500, ragazzi, e ho detto ragazzi, datemi un attimo di tregua perché sennò divento pazza. Riccardo è il mio doppiatore preferito in assoluto. Ah, Madonna! Si va sugli assolutismi. Angelo nel cuore, grazie. Soprattutto grazie a Riccardo. Allora, però bisogna dire, le belle storie devono avere anche i cattivi. In questo caso i cattivi sono i buoni, in realtà. Cioè, questa cosa incredibile che fa, secondo me, veramente piacere vedere e raccontare comunque in Hazbin Hotel. Vedere Adamo e fare un personaggio come Adamo, come è stato fatto sia in questo cartone, ma anche come è stato doppiato, è stato veramente superbo, devo dire, ed è stata opera di uno dei doppiatori, secondo me, davvero che devono essere conosciuti, perché dietro tantissimi personaggi di successo. Gabriele Patriarca, benvenuto! Evviva! Ciao, grazie! Rock and roll! Solo io. Esatto. Ciao a tutti, buonasera. Posso dire che Adamo a me è piaciuto un botto come personaggio, perché non era un personaggio facile comunque, è un personaggio storicamente con cui ce la dovremmo avere, perché è causa sua che siamo usciti dal paradiso, poi lo vedi che sta in paradiso ancora e dici ma perché sta là, ed è pure stronzo, capito? E quindi ci sta, poi alla fine tutta questa storia è fantastico, perché è anche comunque come sta, perché ho sentito anche il doppiatore inglese, secondo me sei stato anche superiore in questo caso. No, questo non direi. Io concordo. Assolutamente no. Sì. Però sono contento che sia piaciuto tanto, è molto diverso dai personaggi che doppio di solito, e quindi anche grazie a Oreste, insomma abbiamo fatto un lavoro un po' sperimentale per quanto riguarda la mia, diciamo, prestazione, quindi sono contento. Abbiate pietà, io sono molto timido e non faccio mai. La Santissima Trinità. Ammazza. Ti hanno anche chiesto, Gabriele, se l'inferno è per sempre. L'inferno è per sempre, sì. L'abbiamo detto a più riprese. L'inferno ti piace o no? Esatto. Ormai e le porte sono chiuse. Esatto. No, non cominciamo. Perché non cominciamo. Guarda qua, parte subito il... Comunque non lo so, secondo me sarà Ciocca non è d'accordo. Nifty non è d'accordo. Non dico altro. Comunque, mi ha detto di pugnalare, io ho pugnalato. Hanno ricordato che tu sei stato anche Pashok Neville in... Sì, Angelo drogato non è male. Gabri, comunque sono felicissima che tu sia qui stavolta, perché non siamo mai riusciti a organizzarci, è la prima live in cui sono ci sei. Ma è tipo la mia prima live, quindi amore. Forse la seconda, ma non sto esagerando, perché effettivamente sono uno di quei doppiatori che ama restare celato, ovvero nell'ombra, come diciamo sempre. Però devo dire che non è neanche giusto, perché tante persone ci stanno dando molto affetto per aver doppiato questa serie e per averla doppiata evidentemente come piaceva a loro, e quindi mi sono fatto trascinare dall'entusiasmo di Rossa, soprattutto di Nick, e dal vostro invito, e quindi guarda quanta gente ti ricorda per tutti i tuoi ruoli. Questo è il ruolo dei doppiatori, no? Che ormai comunque sono seguiti, non sono più dei nomi alla fine di un film o di una serie, ormai la gente si interessa. Che alla fine, quando ero ragazzo, io ero uno dei pochi che andava a vedere effettivamente chi erano le voci. In realtà questa cosa ora invece è normalità, ed è anche una cosa bella, perché si è un po' normalizzata. Beh, comunque è anche crescendo, forse, no? Possiamo dire. Beh, è anche comunque grazie al lavoro di divulgazione che comunque col tempo è stato fatto da varie persone, sia da doppiatori che però anche da pagine come la vostra. Io a me un sacco di volte mi è capitate pagine, le vostri tipo... Grazie. Come si dice? Che nominavate i doppiatori. No, non mi sbaglio, no? È vero, Alessandro Falciatore in particolare è veramente il più grande baluardo del doppiaggio italiano che conosco.
Che mi era già sempre a litigare, sempre a litigare, perché rimango sempre dell'idea, è giusto comunque dare sempre la possibilità di seguire sia l'originale, esatto. Però il doppiaggio è inutile dire, non c'è niente di più del doppiaggio per avvicinare il pubblico a determinati prodotti, soprattutto esatto. L'animazione. E il lavoro dei doppiatori è fondamentale molte volte, soprattutto adesso abbiamo tanti doppiatori che, come Rossa per esempio, sono anche super fan di quello che fanno, cioè sono innanzitutto fan e poi grandi professionisti. Questa cosa non succedeva prima, non dico che era sbagliato, però è bello così poter anche interagire e far conoscere quello che è la passione stessa che voi mettete in quello che fate, perché siete dei professionisti. E seconda cosa, anche la preparazione, perché per tanti anni il doppiatore veniva anche maltrattato anche per colpe non sue, per esempio a causa dell'adattamento, dove il doppiatore sostanzialmente non ha colpe, perché voi siete persone che devono comunque interpretare un personaggio su un testo che vi danno, e quindi voi non è che vi mettete, inventate quello che dite, assolutamente. Questa cosa la spiegheremo sempre, perché sembra banale come tante banalità, ma non lo è per niente. Come non è per niente questa serie, dove ci sono dei personaggi che, per quanto dicono, è stata veloce, ci sono state poche possibilità di avere anche un'interazione con alcuni personaggi. Secondo me no, in realtà meritava, secondo me, io avrei voluto vedere più puntate e anche più durata. Però ci sono stati dei personaggi, secondo me, che hanno avuto assolutamente un bellissimo ruolo anche di crescita personale all'interno di questa storia, e uno di quelli l'ha interpretato magnificamente Giulia Franceschetti con la sua Vaghi. Ciao! Ciao! Ciao Vaghi del mio cuore! Ciao Giulia! Ciao Gabri, ciao. Oggi ci diamo un forte! Dovete sapere che Gabri e Giulia sono veramente timidissimi in queste cose. Allora, pensate che state veramente fra un tavolo fra amici e vi raccontate le cose fra di noi, ci raccontiamo le cose fra di noi. Esatto. Fra appassionati di doppiaggio, super nerd, ovviamente. Va bene. No, ma infatti questa modalità mi fa stare molto sì. Sereno, molto a mio agio. Devo dire che effettivamente è grande. È dalla pandemia che abbiamo voluto fare questo. Giulia, come è stato? Giulia ha avuto una sua prova già, Ha già dimostrato. È vero. Sì, facendo solo figuracce. Guarda com'è pronta adesso. Hai visto come sta adesso? È pronta. Perché? Ho mangiato, ragazzi. Ho mangiato alle 8 meno un quarto. Come dicevamo prima, è nato quel meme di Maggi che mangia il riso. È nato questo meme tutto italiano. Bellissimo. Che l'altro giorno Giulia mangiava in una live e gli hanno fatto una foto di lei che mangia così, e per tutta la live lei è stata molto composta, no? Questo è il momento esatto, gli hanno fatto la foto e l'hanno messa dappertutto e hanno fatto un video. Ma povera. Ah, bellissimo. Non fai mai live. No, allora, io pretendo però adesso, come leggevo anche in chat, voglio Charlie che beve il tè con la tazza di Alastor, per favore. Giulia, com'è stata contrastare un po' un personaggio come Charlie, no? Rossa, che è il personaggio quello che è sfavillante, che vuole cercare assolutamente di fare tantissime cose, mentre tu fai un personaggio che cerca di riportarla con i piedi sulla realtà, no? I piedi per terra, di dire ok, calma, perché poi qui ci stanno tante persone che dobbiamo cercare di convincere, tu mi sembri un po' più razionale. Concreta. E guarda, come ho detto nell'unica altra live che ho fatto, forse mi hanno anche fraintesa, nel senso che a livello professionale, per quanto riguarda doppiatrice, quindi fare il mio personaggio, non dico che non è entusiasmante, però non ti permette di dare molto colore, di giocare con la voce, di spaziare in varie, come per esempio il personaggio di Riccardo, o il personaggio di Rossa, o anche quello di Gabriele, a livello appunto professionale, loro penso si siano divertiti molto più di me, perché come tu dici, il mio è un personaggio molto più concreto, e questo poi si rispecchia sulla recitazione, che non è per me divertente. Però come mi facevano notare, spesso... questo mio essere così diversa dal fil rouge della serie fa scatenare tante cose divertenti, che però vede lo spettatore. Quindi in realtà come personaggio sono molto legata, perché vabbè, è il mio, da egocentrica, ecco. Ti dico che è il più bel personaggio del mondo, per carità. Però da un punto di vista professionale, di divertimento e di gioco, sono un po' invidiosa degli altri, insomma.
un po' meno, assolutamente non invidiosa delle canzoni, perché io non avrei potuto fare nulla. Non è vero, a parte che tu ci devi ancora una canzoni, sono tu ci devi ancora una cover di Veleno, Giulia. Sì, no? Volevo distogliere dal riso quella, quando ho detto quella roba. Volevo cambiare argomento. Beh, io la voglio sentire, quindi adesso sei fregata, mi dispiace. Assolutamente. Come l'hai detto? Allora, grazie del bellissimo lavoro che avete fatto. Io ho una domanda principalmente tecnica per Rossa. È un'inezia, però mi chiedevo perché in italiano non è stato riportato quel filtro della voce in Lucifero, trasformato nel quale la sua voce sembra proprio venire dall'inferno dantesco. Quindi questa non la sapevo. Oddio, a me sembra che l'effetto di Lucifero l'abbiamo sempre rispettato. Forse non è lo stesso, perché a volte dovete sapere che i plugin degli effetti è un po' complicato ottenerli. Siamo riusciti ad ottenere quello di Alastor, per esempio. Noi abbiamo avuto proprio il plugin americano, anche se molti hanno criticato pure l'effetto radio, che dicevano che era poco, però in realtà io penso che sia un fattore di lingua, cioè il nostro linguaggio è più morbido dell'inglese, cioè più vocali, più lettere più morbide, mentre l'inglese è più affilato e quindi l'effetto emerge di meno. Però abbiamo, io credo, vocali, ma in realtà loro le allungano poi, cioè le hanno tronche, però hanno le parole tronche, però hanno le vocali che allungano, no? Vanno what are you, fanno questa cosa qui, e quindi questo permette moltissimo all'effetto di palesarsi, ecco, diciamo così. Esatto. Io non vi invidio. Forse... quando dovete adattare le vostre voci prima all'inglese e poi magari fate un anime adattarle al giapponese, che è poi tutta un'altra storia. Assurdo. No, comunque, insomma, in realtà credevo, io vedendo la serie quando la controllavo, perché l'ho controllata molto maniacalmente, ovviamente, come tutto quello che è stato, oltre a Oreste, a Fiamma, a tutti quelli che la controllavano, a Miriam di Amazon, c'ero Stefania, tutti, c'ero pure io alla fine, che dicevo, però avete mancato questa cosa, no? Proprio stile Charlie, proprio così. E non l'ho notato questa mancanza. Ho notato che non abbiamo tolto l'effetto radio da Alastor quando si è spezzato il bastone, me l'hanno fatto notare tantissimi, ed è vero, però è strano, perché di solito ce li rimandavano indietro se vedevano che gli effetti non corrispondevano all'originale, quindi forse deve essere sfuggito un po' a tutti questo. E poi che altre domande? Però devo dire che l'effetto radio su Alastor, se fosse stato più marcato, sarebbe stato difficile comprensione, secondo sì, me. Anche cioè, secondo me, per me, sulla mia TV era già al limite, ok? Quindi troppo marcato sarebbe risultato. Alessandro desaparecido, era anarchia, è anarchia. Andiamo, andiamo. Vai Erika, divertiti. Okay, evil baby. No. Oh, niente, è tornato. Non possiamo più cantare. No, sono stati momenti di panico alla tua uscita. Stava per crollare tutto. Vabbè, ma c'è Rossa potrebbe fare la live da sola, bravissima. Sì, di me. Ma che è proprio brava Rossa, devo dire, è proprio veramente grazie, brava. Grazie Gabri. Sto allora, organizzando ragazzi, tutte le cose per tutti. Vero. Quanto mi sta coinvolgendo Rossa in tutto questo? No, ragazzi, gli rompo le palle. 10-11. Cioè gli rompo troppo le palle a tutti. Giulia non mi sopporta più. Ma non è vero. Ma che Riccardo mi odia. Quando tornerà da Bologna non mi guarderà ma più. Cosa? Smettila, che adesso non voglio, non ci provare neanche, che invece io mi offendo, perché io sono entusiasta quanto te e sto organizzando live uguale a te. L'altro giorno mi ho proposta un'altra. Esatto. Una domanda per Riccardo. Vorrei sapere com'è stato per lui doppiare Angel. È stato complicato oppure no? Ok, allora, come ho già detto in altre occasioni, allora, doppiare Angel è stato ovviamente, sì, si potrebbe dire complicato, però dipende che cosa si intende, nel senso, non mi ha messo in difficoltà da un punto di vista che, che ne so, avevo degli ostacoli che mi hanno messo proprio in crisi, ma più cose tipo che erano delle sfide molto entusiasmanti, cioè erano tipo, wow, questa scena è bella, voglio farla bene. Sapevo dove muovermi, per fortuna, cioè erano tutte cose che conoscevo, anche perché è un personaggio che si adatta molto alle mie corde, a quello che al mio essere, ma è un personaggio per me, diciamo così. Magari un personaggio diverso mi avrebbe dato 3.000 complicazioni, anche se è magari un personaggio, cioè a volte mi succede che personaggi molto semplici sono così lontani da me che io non so magari dove andare, no? E devo un attimo rifletterci. Invece
avendo come si dice, una certa vibe con Angel, a me mi diverte da tantissimo fare questo personaggio, l'ho trovata proprio un... è stato una, mi piace dire, è stata una goduria continua, che mi sembra molto in tema, cioè è stato proprio un piacere infinito, ogni scena era, era divertente, era piacevole, infatti c'era questa atmosfera di entusiasmo in sala, c'era proprio, mi ricordo che eravamo tutti felici di quello che stava succedendo, e ogni volta che volevamo aggiungere di più, non era mai un buttarsi giù, era proprio un sì, mettiamo anche questo, facciamo anche questa cosa qua, Oreste faceva, secondo me dobbiamo fare questa cosa, e Simona faceva, cioè Simona che è l'assistente, persino lei diceva, ah, potremmo fare questa cosa qua, beh. Quindi veramente c'era una... E di solito, e Simona Romeo, non, che è una grandissima assistente, scusate, faccio una piccola parentesi, perché non ne abbiamo mai parlato abbastanza, ma Simona, ce ne sono poche di assistente così, cioè è una persona che ha fatto tutti i più grandi film del cinema, è una grandissima, e lei non si fa sempre coinvolgere così, addirittura oggi mi ha rivelato che l'ha vista la serie e lei non rivede mai quello che fa, ragazzi. Ma questo è normale per una persona che comunque lavora in un ambito da tantissimo tempo, lei è veramente una veterana, ha fatto tutti i film più importanti che vi potete immaginare. Cioè, noi siamo bambini al confronto. Lei è un assistente di doppiaggio che, se volete avere un immaginario di che cosa fa, è una sorta di segretaria di edizione per il cinema, però per il doppiaggio, quindi si occupa della continuity, quindi di assicurarsi che le stesse parole vengano utilizzate nello stesso modo, vengano dette uguali, le pronunce. Poi si occupa anche dell'organizzazione del turno, quindi in realtà è anche una sorta di assistente al direttore proprio a livello organizzativo. Poi guarda la labiale, quindi la bocca, e lei stava lì, e ormai fa questo lavoro da così tanto tempo che non è che può farsi coinvolgere emotivamente da ogni cosa che fa. Tutto, all'inizio, no? Addirittura mi diceva, non lo so se mi piace il tuo personaggio, mi diceva così lei. Adesso scopro addirittura che se l'hai guardata, capirai, l'abbiamo conquistata, cioè... Cioè, conquistare Simona Romeo è un evento. Non ragazzi. È facile. Ai miei turni, secondo me, ogni tanto mollava. Perché abbiamo cominciato a dire talmente tante parolacce, tante cose... con Oreste che aggiungeva roba, no, lì dico così, no, dico di più, di pure così, secondo e questo, me lei... anche per spiegare chi c'è, c'è uno staff dietro clamoroso in questa serie che non è assolutamente scontato per una serie animata, a cominciare proprio dal direttore del doppiaggio che è Oreste Baldini, che è un mostro sacro, io spero un giorno veramente di averlo qui, proprio solamente per lui dobbiamo dare anche un premio, io ci provo. Candido. No, vabbè, ma capisco, lui è la voce, per farvi capire, è la voce di Re Julian di Madagascar, ha fatto una marea di film, è anche un grandissimo doppiatore, oltre che un grandissimo doppiatore, è anche un grandissimo direttore del doppiaggio. Ha partecipato anche al doppiaggio, ha anche partecipato allo stesso doppiaggio di Asbin che fa Vox, divertente. Sì. Lui stesso partecipa a questo e il cast è clamoroso. Gabriele, ti chiedevano come è stato fare un personaggio che dice così tante parolacce. Allora, divertentissimo. C'è solo un momento, cioè ci sono pochi momenti della mia vita in cui io sono così, e Giulia lo sa, quando vado allo stadio mi trasformo, divento Adamo e comincio a inveire. Non me lo posso immaginare, ragazzi. Comunque. È incredibile, è una trasformazione fisica. Proprio. Voi dovete sapere che peraltro sterminatore diventa. Dovete sapere che Gabriele, peraltro, è un fantastico, un meraviglioso direttore di doppiaggio. Io vorrei veramente, un grandioso. E a proposito, c'è una sua serie adesso su Prime. Come si chiama, Gabriele? La serie che hai fatto su Prime, bellissima, di animazione. Deve uscire ancora, deve uscire. Deve uscire? Il 23. Hanno fatto il trailer. Il secondo miglior ospedale della galassia. Con Vladimir Luxuria, può essere? Non ci posso credere. Abbiamo fatto pure lì un lavoro, devo dire, molto... La serie è completamente diversa, stiamo parlando una serie anche quella, però particolare, sperimentale. E spero che io sono curiosissima. Molto curioso. Devo dire che è molto, molto divertente. So che Gabriele comunque lo potrò guardare in italiano con grandissimo piacere. No, guarda, veramente l'edizione è molto diversa. Cioè, nel senso, siamo rimasti fedeli a delle linee guida, ma poi siamo riusciti a fare un qualcosa. Come anche, diciamo, possiamo paragonare un po' lo stile di edizione di Asbin, cioè simile all'originale, quindi non tradisce, ma ogni poi il nostro paese restituisce.
sì, il nostro doppiaggio è riuscito a dare qualcosa anche di una sfumatura diversa. Allora, ragazzi, questa è una cosa che sta tornando un pochetto, cioè sta tornando a fare edizione e non fare solo la copia a carbone di un prodotto. E secondo me è importante. Sì, Oreste ne è chiaramente il portabandiera. No? Sì, lui è, sì, è l'estremo. È da tanti proprio. Anni che lo fa. È vero, sì, è verissimo. Andiamoci ad ascoltare proprio Gabriele Rossa, i due sì, delle loro prime interpretazioni. Io vorrei un attimo vai. Intanto evidenziare questo, scusate. Vai. Quindi, com'è stato per Gabriele doppiare Adamo? Scusate. Sì, era quello che stavamo dicendo, nel senso, esatto. Strano, io quando sono arrivato, e Oreste mi ha detto che facevo quello, mi ha preso un po', ho fatto un po'... Nel senso che non è okay. il classico personaggio della comfort zone. In realtà invece è il classico personaggio della comfort zone di me allo stadio. E quindi okay. domani farò un video e ve lo pubblico. Domani vi farò un video. Oddio, devo vederlo. Esatto. E comunque posso dire una cosa? Cioè, non te l'aspetti da Gabriele così tanto. No, perché infatti. Gabriele è tagliente, però è molto una persona molto tranquilla. Vabbè, cioè, ho visto di peggio, nel senso che non lo volevo descrivere sì. come il più grande. Ma non so un mostro, però qualche cosa di animalesco effettivamente in quell'ambito esce fuori sempre nel rispetto di tutti, chiaramente. Non è che... Però no, una cosa carina è successa una cosa carina proprio qualche giorno fa, che stavo allo stadio. E io poi me la vivo male, sono un po', lo so, soffro, un po' introverso e avrò gridato tre volte, tre ingiurie a qualcuno probabilmente. E, mentre uscivamo, mi ferma uno sotto, mi via per il braccio e mi fa: oh, te posso chiedere una cosa? E, sono rimasto un po' così. Me puoi pure di fatte i cazzi tua, eh? Dico... mi dica, cioè, perché poi a partire dalla finita ero tornato normale. Ma che te fai il doppiatore? Ma che te fai? Ma te sei a voce della casa di Topolino? Cioè, ragazzi, cioè, io sono stavo morendo. Questo mi ha sentito probabilmente bestemmiare tre volte e ti ha associato a Topolino e dire la cosa, qualcosa alla mia, la poliziano mi ha associato alla casa di Topolino che lui guarda che. Perché mi tieni in sacco compagnia, io ho un bambino di 4 anni, mi tieni in sacco compagnia. Soprattutto quando bestemmia. Era proprio, capito? Uno di zero calcare. Regina Celli. Regina Celli? Sì, zero calcare. È vero. Che orecchio, io ho detto soltanto bravo, che orecchio. E me ne sono andato carissimo. È la prima volta che ti hanno riconosciuto allo stadio? Allo stadio sì. Devo dire che allo stadio stranissimo. Tanto spesso riconoscono, perché viene anche Alex Polidori con noi, il nostro gruppo, con Giulia, c'è Eva, la mia compagna Padoan, e poi c'è Manuel Meli, e poi c'è Fabrizio Bucci, c'è un gruppetto di doppiatorini, andiamo lì a sfogarci, e c'è sempre Alex, e lui lo riconoscono sempre, perché lui è molto visibile, sì, e quindi tutti si vogliono fare la foto con allora, ho capito, la voce di Spider-Man. Siamo anche della stessa squadra e sono molto contento. Bene. Noi siamo come con la politica, siamo assolutamente trasversali. Trasversalissimi, cioè così evitiamo la cosa, andiamoci subito ad ascoltare L'Inferno è per sempre. Yes! Woo! Vai. L'eco. Di questo lo so, che non c'è alcun ritegno, così non si può, ma c'è ancora speranza, li rieducherò al mio husband hotel. Scusate, ora vi spiego meglio, ecco lo sterminio. So che siete tenuti ad ucciderci e scommetto che odiate arrivare fin qui, ma se ci accoglierete non sarà più così, ogni cosa cambierà, ci sarà la felicità. Ho sentito abbastanza, anche troppo per me, okay. Vorresti mandarli tra i cieli perché vuoi dannati più felici per l'eternità. Io... Ma dolcezza il loro fato non cambierà. L'inferno è per sempre, che a te piaccia o no, e le porte sono chiuse, perciò li punirò, perché tutto è bianco e nero, togliamoci il pensiero, vivranno nel tormento e poi li sterminerò. Dai piccola, basta, finiamola qui. Io dovrei perdonare creature così. Chi ha peccato è dannato e non cambierà, niente mai li redimerà. E
c'è da dire che penso anche a me, sono un angelo retto e ubbidiente, ma sterminarvi è divertente. C'è la solo baby, no. Questo è l'inferno che a te piaccia o no, e le porte sono chiuse, perciò li punirò, perché tutto è bianco e nero, togliamoci il pensiero, vivranno nel tormento e poi li sterminerò. Cazzo sì, l'inferno una merda resterà, come fai a non saperlo, questo non cambierà. Ora chiama tua attenzione, ti darò un'informazione, noi vogliamo anticipare lo sterminio di quest'orda infame. Un anno per me è anche troppo, perciò vi do 6 mesi e poi con voi mi divertirò. Aspetta, poi sono... Yeah. Mamma mia, che bello! Questa... Io questa la sento tutte le mattine prima di andare a lavorare da una settimana. Per darti la carica. Si è messa come sveglia. Sì, sì, è fantastico. Inferno è per sempre come sveglia. Fantastico. Il fatto che non siano su Spotify. Ale si sente italiane... sotto. Sì, scusami, vai. Il fatto che non siano su Spotify è un crimine per l'umanità. E avete, io concordo. Ragione. Avete ragione, ma vi prego, smettetela di chiedermi di metterli su Spotify, perché io non ho alcun potere. Non possiamo metterli su Spotify, non possiamo proprio. Ragazzi, il discorso è molto semplice. La serie è stata acquistata da Amazon Prime, ok? Quindi, originariamente è di A24. È stata presa e messa su Amazon, però i produttori sono A24. Quindi Amazon non può caricare le canzoni italiane se non lo fa A24, perché sono loro i diritti. E quindi purtroppo, ragazzi, o fate una bella petizione in cui chiedete le canzoni di Spotify all'America. Aprono le petizioni. Vi prego, facciamolo, la firmo pure io, cioè le voglio pure io. Mi tocca andare su YouTube. Lo so, ma guarda, io per fortuna c'ho YouTube Premium, se no non saprei come vivere. No, io uguale, YouTube Premium, quindi sì. Posso sentirlo da lì. Allora, ragazzi, discorso canzoni l'avrete spiegato tantissime volte, ma al nostro pubblico come sono nate le canzoni in italiano di Has Been Hotel? Che sono, diciamo, la vedete, stanno tutti impazzendo, cioè è diventati, cioè ormai le cantiamo in loop tantissimo da 2 settimane a questa parte, quindi sono la parte vitale, no, di questa serie, oltre che i personaggi. Come è nata, come è nato l'adattamento italiano? Che è praticamente quasi uguale, mi sembra, è fantastico, cioè, poi ho visto anche tanti colleghi, questo non è una cosa tempo scontata, fare i complimenti proprio per la parte musicale, che è la parte più difficile in un prodotto del genere. Devo dire che è la mia più grande passione, cioè io amo il doppiaggio e tutte le sue sfumature, ma ho una passione sfegatata per l'adattamento musicale. E l'adattamento di Has Been nasce con la semplice volontà di fare quello che avrei voluto sentire io da fan, quindi è stato tutto elaborato con gli eventuali cambiamenti, per esempio dovuti alla metrica, al dover rispettare le rime, a dover rispettare... La metrica è appunto come stanno le parole nella musica, per spiegarvelo proprio in modo becero. Nonostante questi freni, io ho cercato di usare questi limiti a mio vantaggio e cercare di approfittare, dare un messaggio diverso, che però in realtà è identico, con parole diverse, ma che vuol dire la stessa cosa. E devo dire che, per esempio, L'Inferno è per sempre, secondo me, è una di quelle riuscite meglio, insieme a Veleno e Fai Schifo, perché c'era proprio la volontà fortissima, in realtà, in tutti i pezzi, di voler portare quel sapore un po' renaissance della Disney, no? Un po' quel sapore diverso, che però sembrava nuovo all'epoca, no? Invece adesso è un po' dato per scontato. E mi è piaciuto tantissimo poter anche usare termini che normalmente non si possono usare, appunto in prodotti, per esempio, Disney o nei Trolls, che io ho sempre adattato. Tra l'altro Gabriele mi ha sempre assistito tantissimo con i Trolls. Niente, è stato un processo veramente di una fan, non di una adattatrice, di una persona che voleva sentire le cose fatte in un certo modo, voleva
anche dare determinate emozioni, no? E Riccardo anche mi ha aiutato tantissimo con tantissimi testi, e il mio compagno, senza di lui non ce l'avrei mai fatta, quindi vi ringrazio. Riccardo, molto, molto ben fatti i testi, grazie. È stato facile cantare, perché a volte può capitare di dover cantare dei testi che magari hanno qualche piedino in più di sillabe, o comunque che non prendi bene quella bocca lì in quel momento, con l'aperturona, con la A, con la E, la nota alta, dove non metti magari una vocale difficile. Cioè, tutte piccole accortezze che comunque ti fanno cantare meglio, ecco. Bello, sono felice. Gabriele, com'è lavorare appunto sulle canzoni? Cioè, per un doppiatore soprattutto, passare dalla parte doppiata alla parte cantata? Guarda, per me è abbastanza, diciamo, sempre stato naturale, perché canto molto spesso, ho fatto tantissimi prodotti, serie TV, film, soprattutto chiaramente animazione, in cui quando serve qualcuno un po' skillato sul canto, vengo chiamato, e quindi fin da bambino l'ho fatto in tanti modi. È molto divertente, è una delle parti più belle del nostro mestiere, chiaramente, per chi canta, anche Rossa e Riccardo e Giulia chiaramente potranno confermarlo. A volte, ecco, un'altra cosa bella di Azbin è stato che non ci abbiamo avuto quei paletti che a volte c'hai quando fai dei prodotti, ad esempio, molto, molto complessi, che possono essere i Disney. Tu c'hai dei paletti anche sul modo di cantare. Sì, è vero. E quindi quel portatino che fai in quel punto magari non lo puoi fare, quel glissato che puoi fare, che ti viene naturale di fare in un punto, non lo puoi tanto fare, perché lì bisogna seguire pedissequamente l'originale, perché ci sono dei paletti diversi. Chiaramente invece il lavoro che abbiamo fatto qui è stato tutto solo sull'interpretazione, perché poi sul canto eri più libero, e secondo me però qui si vede un po', si sente un po' che ci siamo divertiti tutti, abbiamo potuto fare una cosa pure un po' diversa, no? Secondo me sì, dai. Sì. Si sente che l'abbiamo fatto. I glissatini non sono esattamente tutti uguali nello stesso punto dell'originale, ma chi se ne frega, ne abbiamo fatti altri in altri punti dove c'era più comodo. O magari che sono i doppiatori che hanno... Vai, Rossa, scusami. No, nel senso che magari dona di più anche alla tua voce, cioè fai la cosa che ti viene più naturale a te, no? Invece di essere un po' troppo... Che nel canto quello che per noi è l'interpretazione, magari nel recitato, nel canto è proprio definito da queste personalizzazioni che possiamo dare, sì, no? Un glissato, in realtà poi ci sarebbe anche, per esempio, che ne so, la massa vocale che usi. Io magari mi trovo meglio ad avere una voce più potente, oppure magari più sottile o più sul rigido, che è questa cosa qua un po' soffiata. Cioè, ognuno trova la sua dimensione a seconda di che cosa vuoi trasmettere. Non sempre è uguale all'originale, perché noi diamo per scontato questa cosa, ma in realtà certe cose, certi suoni in inglese vogliono dire una cosa e nel contesto culturale italiano ne vogliono dire un'altra, cioè non so come spiegarvi, tant'è che questa cosa la racconto spesso. Angel in originale parla con una voce del genere, no? In inglese questa cosa in italiano ci racconta qualcosa, sì, però non esattamente quello che racconta in America, perché quello è proprio una sorta di... Lo stereotipo quasi, no? Sì, è lo stereotipo del New Jersey, se non sbaglio, sì. È come se fosse prostituta del New Jersey, cioè l'idea è quella, capito? A noi ovviamente questa cosa non ci arriva, capito? Quindi bisogna trasportarla in qualche altro modo, tutto qua. Sono contesti culturali diversi, fare uno a uno non funziona sempre. È vero, ma era molto bella quella domanda. Io le so tutte le risposte, ci sono un sacco di easter egg. Ok, allora ragazzi, Riccardo canta con i fili lo schillato, io ti inculerò. Esatto. Gabriele canta quanta crudeltà, è una merda stare qua, ok? Vero. C'è Nanni che fa tra torture e tormenti qui mi scioglierò. C'è il nostro maestro musicale Gabriele Castagna che fa vattene a fanculo, quella che manda qualcuno Charlie, e poi c'è Neri Marco Re alla fine che fa mi tocchi un po', ed è Neri. È stato Neri. Divertentissimo. C'è anche il nostro basso, diciamo, c'è Dodo Versino, che è il basso più grande del mondo.
io farò il mio dovere, vi taglio il seno, con questo note basse assurde che non so assolutamente prendere. Sì, assolutamente. Molto divertente. Abbiamo approfittato che loro dovevano cantare tutti, abbiamo detto ok, dai, allora facciamo anche questa cosa. Tanto, per esempio, l'imp che ha doppiato Riccardo in quel, con il filo spinato, è il doppiatore di Angel in originale, quindi abbiamo detto lui. Dai, facciamolo fare. Allora, vedi, questa è una domanda classica, una cosa che mi chiedevo, è comune stare in coppia alle Gio durante i turni o l'avete fatto solo per quel backstage che è stato pubblicato su YouTube? No, l'abbiamo fatto spesso, ci è capitato di spesso. Non è più così tipico, usuale. Però esatto. Per Hazbin sì. Tu, Giulia, hai lavorato da sola? No, ma neanche un turnetto con qualcuno. Da sola neppure con Oreste mi avete neppure lasciato. Tu, Gabri. No, perché io avevo i turni sempre con Neri, ma non parlavamo praticamente mai insieme. No, certo. È stato un problema di organizzazione. Invece io avevo i turni con Edoardo, abbiamo fatti proprio insieme. Serpentis. E uno con te, se non sbaglio. Sì, ne abbiamo fatto uno insieme dove abbiamo inventato, anche tu hai fatto Bisonte Bisunto, che avevi consigliato quella. Ne abbiamo fatto anche un altro dove forse hai fatto una comparsata in sala, non mi ricordo. Però mi dispiace non aver fatto neanche un turno con Giulia. Sarebbe stato bello. Però ti ho diretta. Mi hai diretta e ho fatto un turno con Domitilla, ma non in sala insieme. Cioè, aspettavo che finiva, perché non parlavamo insieme. Oh no! Rossa, questa è una di quelle occasioni in cui si può raccontare davvero dietro le quinte del doppiaggio, perché tutti pensano che stare tutti insieme, cioè tutti, ma buona parte pensa di stare tutti insieme e registrate contemporaneamente le parti come se foste lì veramente in presenza. Questo ormai non succede quasi più, no? È una cosa molto più, in realtà, per esempio in altre culture succede tantissimo, il voice acting giapponese stanno tutti in sala insieme, sempre. Ora neanche più tanto, neanche più in Giappone, dopo la pandemia, sì, è cambiato. No, anche. Che peccato, però io avevo notato questa cosa, anche perché, senza sapere effettivamente questo fatto, perché loro non si accavallano mai in giapponese, non si parlano mai addosso, e quindi è ovvio che stanno in sala insieme, e non stanno tutti in sala insieme. E grazie Flynn per i complimenti. E no, è molto raro, soprattutto dopo la pandemia è stato un disastro, è partita proprio l'era delle colonne separate. Sì, però già c'era questa cosa un po' per altri motivi, poi la pandemia boom, croce. Beh, un po' ammazzato i ritmi, sì. Sì, semplicemente si risparmia facendo... Ma stanno un po' tornando, io non sono gli unici turni che ho fatto in coppia. Stanno tornando, per fortuna, sì. Almeno i turni a due, sì. Cerca di organizzarli. Io ne ho fatto solo uno in 2 anni di turno. Davvero? Da dopo la pandemia solo uno. Assurdo. Infatti mi sono tipo fatto stranissimo, perché sai quando ti ritrovi a dire quelle cose, chi inizia, dove vuoi stare, parli prima tu, comincia tu, dico oddio, tipo sembrava un déjà vu. No, certo. Io ho fatto tutta una serie che era Solar Opposites, che l'ho fatta tipo con Margherita De Risi, siamo sempre noi due in scena, e quindi abbiamo fatte proprio tutti i turni insieme, dal primo turno. Bello. È anche più facile per noi, tra l'altro. Sì, è vero. Quello era tutto botta e risposta. E dai creatori di Rick e Morty, quindi tipo, sono tutte battute velocissime, botta e risposta, e lì ci aiutava tantissimo. Non sempre potevamo fare insieme, perché a volte ci accavallavamo proprio, però quando capitava era fichissimo. Ma poi è anche più riposante il turno, nel senso, un conto è fare 200 righe da solo alleggio a un turno, un altro è farne 200, che però non possono essere 200, però diciamo 150 in due. Ormai non si può più, perché grazie al cielo, anzi grazie a Lucifero, abbiamo rinnovato il contratto e quindi forse cambieranno un po' le cose. Adesso sì, tendenzialmente Hazbin Hotel è stata una lavorazione fatta molto con calma. Molto. Cioè, ante, come si dice? Ante. E no, sì, perché Oreste ha richiesto di fare meno righe durante i turni, perché cioè, se calcolate è anche normale, perché se fai un canovaccio di adattamento, no? Un'indicazione che cambia e muta continuamente, giustamente stai lì a pensare alle soluzioni, poi si fa molto lavoro di squadra, si dice ok, questa vi piace, questa no, e questa vi piace, cioè, si fa un brainstorming anche quando una battuta magari non è abbastanza ficcante, no? Quindi è molto divertente lavorare così, secondo me. Poi ragazzi, possiamo dire che spesso con Oreste, scusa, finisco questo, con Oreste spesso quando vai fai 3 film. Sì, esatto.
perché fai una battuta, la seconda versione, la terza, e tutte e tre completamente diverse. Assolutamente sì. E questa cosa fa molto è capace che tu, cioè, per farvi capire, è capace che te devi dire ti voglio bene, sei la mia migliore amica, e dici ti voglio bene, sei la mia migliore amica, ma dici anche sei la mia amica fru fru, mi piaci tu, oppure, e poi dici anche ti voglio bene, lululu, una cosa del genere. No, no, ma anche tre cose diverse completamente, infatti sì, anche sì, io lo prendevo in giro ai turni, dicevo vabbè, oggi Oreste facciamo solo due film che non due storie completamente diverse. No, poi ragazzi, è troppo divertente perché lui se ne frega delle lunghezze e delle battute. Quindi lui, lui ha detto con le deve dire lui, però. Esatto, lui va, continua va, va, fai sta. Va, 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 va. Vai, vai. Sì, dai, no, che entra. Un po' lunga. Che fai, resisti? Che fai, resisti? Non resistere. Era lunga, dici? Va bene, ricambia. Ti sento polemica, però, eh. Che bello, le live così che se ne fanno loro. Però questo è bravissimo, quindi potrei far fare proprio la trasmissione tutta da sola, perché e la gente è contentissima, perché vedi, cioè, siamo pure quasi saliti a 180 persone. Che fico! Gabriele, ti senti un po' di peso, no? Questo che è un auditorio. No. Sì, sono 180 persone che ci stanno seguendo in questo momento. Sei felice? Siete felici? Un auditorium praticamente. E vi chiedono una domanda banale, ma sinceramente classica dei fan: qual è stato il vostro momento preferito della serie? Quello che avete fatto voi, ovviamente. Dai, chi comincia? Gabriele. Beh, io non vi nascondo, non vi nasconto. Che la canzone, le canzoni, perché poi c'ho anche il finale dell'altra, quella tutta bella, molto corale, no? La sesta, sì, la sesta puntata. Sì. E il momento cantato, visto che il canto è anche la mia passione principale, e ho potuto anche fare qualcosa sempre per quella faccenda che sono stato un po' fuori dai miei schemi, ho riscoperto, sono tornati a galla Amori Giovanili di rock band, e varie, che di solito quando vai e canti La casa di Topolino, senza non certo, voglia, ovviamente, per perché carità, è una cosa è però carinissima, ci però in stadio tra milioni di persone. Prego? Però ti ci riconoscono allo stadio tra milioni di persone. Brava, e ma tanti personaggi faccio cantati pure Bibi dei Teen Titans, canta tantissimo, canta un po' rap, canta però tutte canzoni carine, molto tranquilline, con la vocetta, eccetera. Mica così. Andare a fare lì e tirare fuori il tuo know-how rock è stato figo. Ma infatti mi ricordo che quando sei venuto al turno e hai sentito la canzone lì, dici, vediamo, non è proprio il mio genere. Poi è andato e ha spaccato. In realtà è un genere che adoro, è un genere, esatto, che adoro, non è il mio genere, no, da cantare. Da cantare, no? Da Topolino al cazzo dei cazzi, insomma. Esatto. Io vorrei dire quella canzone di cui avete parlato della sesta puntata. Quindi mi, non mi, sai. Mi sono guardata. No, mi sono guardata tutte le canzoni, fra l'altro in tutte le lingue, perché volevo un attimo avere un paragone, ok? E anch'io. Quella canzone in particolare, ti devo fare davvero i complimenti, perché l'enfasi che ci hai messo te, quando dici perché hai anche tu hai le ali come noi, ti giuro che mi sono divertito un sacco, cioè, nessuno ha reso quel punto come l'hai reso te. I brividi, davvero sembrava complice. L'inizio del Fantasma dell'Opera, infatti fa le note proprio, mi viene subito. Ma infatti mi sono ispirato, cioè nel senso, portare pure le cose che ti piacciono lì ti fa poi con gli archi, il musicone, poi quella canzone corale è scritta da Hamilton, io dico quella canzone lì è una roba clamorosa, guarda, perché c'è un po' di tutto, perché a un certo punto c'è una sorta di Fantasma dell'Opera, a un certo punto c'è Hamilton quando fa che stai dicendo, è questo che fai, all'inferno tu uccidi, con tutto il pianofortino sotto, da proprio l'Immanuel Miranda, mi ha fatto un sacco di... Poi dopo diventa, che ne so, super opera, l'opera Weber, cioè, sì. Beh, poi c'è il pezzo reprise di L'inferno è per sempre con Charlie Hamilton, che cantano lì in mezzo, sì. Ragazzi, quel pezzo per me è stato, io quando l'ho visto mi è preso un colpo.
ho detto, ok, aspetta, no, devo tornare all'episodio 1, gli devo rimandare i testi, devo cambiare tutto, e invece no, ho deciso, ok, no, prendiamo tutto quello che abbiamo fatto e lo riportiamo lì. E so che alcuni hanno un po' criticato il fatto che ho cambiato delle cose che erano un po' sottili in inglese, in inglese erano più sottili, più avevano più nuance, però vi giuro, l'epica secondo me ce l'abbiamo messa tutta, io e Emanuela siamo state veramente molto fiere di quel pezzo. Ma grazie, sempre anche grazie. Riguardando le canzoni di tutte le lingue, quel pezzo lì secondo me voi siete state quelle che avevano più armonia cantando insieme. Che nella bello. Versione inglese io riesco chiaramente a distinguere le due voci e a volte dà un po' fastidio così tanto, invece voi avete una sintonia fantastica in quel punto, è proprio piacevole da ascoltare. Quindi, grazie. Cioè, Emanuela infatti... è molto brava, si è molto... Emanuela Ionica. Emanuela Ionica che fa Emily è veramente una fuoriclasse. Per me lei e Riccardo Suarez sono fra i più grandi cantanti della loro età, e veramente, cioè, ce ne sono così bravi pochi, cioè, c'è Gabriele, c'è Alex Polidori, ma sono più grandi. Ma io non ho la loro età! Senti, neanch'io, e allora che te frega, dodicenne per sempre. Bene. Ma non la Ionica la conoscete bene, vero Alessandro? Sì, sì, la Maria Ionica ha fatto una mare... sì, no, ma ha fatto una marea di anime. Poi tra l'altro io la metto sempre anche lui fra le finaliste del premio Voci Animate, e però ancora non posso dire che ha vinto, quindi quest'anno in realtà sì, sono contento anche di chi ha vinto, poi lo riveleremo domenica, anzi no, sabato. Sabato a Luna, doppiatori per quanto riguarda appunto sia serie che film di animazione, e anche doppiatori, sono sia doppiatori donna che doppiatori uomini, perché ho voluto unire sia il discorso delle serie in una cosa sola e i film in un'altra, perché secondo me è giusto così, sono due prodotti diversi. Vero. Però ci sono le eccezioni, e Hazbin Hotel, ripeto, secondo me c'è un lavoro dietro di tipica impostazione cinematografica, proprio per come è stato seguito, per tutto questo hype, per questo anche contorno che ci state mettendo, però del vostro, no? Perché tutta questo lavoro che state facendo dovuto anche alla vostra passione, perché nessuno vi obbliga assolutamente a venire qui la sera. Sono io. Dov'è Rossa? Io volevo indicare Rossa, ma dall'altra parte, dall'altra parte. Sì, per noi qua. È lei in realtà. Ecco, brava Federica, mi ha riportato Prime la dovrebbe chiamare, ringraziarla. No, perché veramente, a parte tutto, la serie è meravigliosa, ci abbiamo messo tantissimo, io mi sono lasciata trasportare dall'entusiasmo di Rossa, che molto probabilmente non l'avrebbe fatto, lo dico senza tranquillamente, non l'avrebbero fatto tutti, e quindi anche questo ci ha fatto proprio avvicinare di più, divertirci di più, e viene sempre meglio un lavoro quando ci stai dentro e ti diverti. È vero. Detto ciò, tutto poi quello che ha fatto dopo anche a livello di sponsorizzare live, video, cose, cioè secondo me ha fatto tanto, poi magari mi sbaglio, magari comunque sì, essendo una serie molto bella avrebbe comunque sfondato. Giulia, ma ti aspettavi tutto questo ritorno, nel senso tutte queste persone che vengono qua la sera sfidando Sanremo per seguire voi? Sfidando Sanremo? Ragazzi... L'ho detto ieri, Maria De Filippi non sta andando in onda e non va contro Sanremo, capito? E noi siamo qua. Noi siamo qui con voi. Rossa... E anche seguitissimi, perché tante persone sono qui con voi. Ma dopo la live di ieri, un sacco di persone che mi scrivono, che mi mandano disegni, che... Boh, dico ok, poi vabbè. Io questo come è il potere del fandom, questo è il potere di quando sì, però crea un universo. Come dire, ti senti anche un po' non responsabile, però dico, mo che gli dico, mo che devo fare? No, sì, a volte è difficile. Io guarda, ti devo dire una cosa, Giulia, per esempio, no? A me me ne arrivano così tanti che io a volte vedo dalle storie di Rossa dei disegni che io non ho visto, tipo, magari erano fatti per me anche, ma io non li ho visti, cioè tra i 3000 messaggi che mi arrivano a volte me li perdo e ti senti un sacco in colpa, infatti vorrei chiedere scusa pubblicamente. Ma ragazzi, però è normale, cioè se ci scrivono 1000 persone al giorno non possiamo, no, cioè io soprattutto quando mi mandano i disegni, cioè li guardo e rispondo sempre, non sto rispondendo alle richieste di audio perché adesso sto lavorando e quindi non poi arrivo a casa e sono morta. È la fine. Mi sento
quelli che mi aggiungono. Mi sento la responsabilità di questi qua, cioè dico, vedi che bello, perché sono appassionati, mi seguono, E poi mi guardo e dico, e mo? Che gli dico? Che guarda, io giustifico questa persona che mi segue, che gli... però allora, è un signore immenso. A parte che la risposta è sempre grazie con tutto il cuore, secondo me, perché quando ti danno l'amore, tu gli devi restituire amore, no? E poi che te frega se non riesci a ricondividere la storia, metti il cuoricino, comunque vedono che l'hai letto, secondo me è una bellissima cosa. Io quello sempre, però poi magari ti seguono anche, emozionati. Sì, anche perché devi comunque, non so, giustificare questo attaccamento, no, alla persona oltre che al carattere, perché un conto è doppiare un attore umano, ma quando uno doppia un cartone si crea, forse si crea un po' di più questo, secondo me sì, slash collegamento si con crea il doppiatore. Questa cosa per la quale, cioè nel senso, se tu ci pensi, quando io magari doppio un attore, comunque la persona che sta a casa, accende la TV e si guarda la serie, vede l'attore. Quindi il suo cervello, per forza di cose, collega l'interpretazione e il personaggio a quell'attore là. Poi la voce del doppiatore viene dopo, cioè è uno step in più, dice certo. Quando invece tu guardi il cartone animato, non c'è niente di fisico che ti lega alla realtà. Capito? Riferimento. Tu dici semplicemente, che divertente, questo personaggio mi piace tantissimo, ma chi è questa voce comunque? Ci sarà una persona che l'ha fatta questa voce? E quindi lì si genera un interesse molto diretto, capito? Perché gli hai dato vita tu, quel personaggio. Non gli hai dato solo l'anima, ma anche la carne. E io lo dico sempre questa cosa, perché noi di solito gli diamo il cuore, l'anima, siamo la voce, no? Siamo un'entità. E invece quando fai il cartone animato, gli dai veramente la tua sostanza. Ed è per questo che io, se c'è una cosa che amo fare nel doppiaggio, io amo tantissime cose, ma più di tutto fare l'animazione, perché mi dà veramente quella sensazione di astrazione da me stessa. È molto divertente. E questo, Rossa, fa sì che comunque magari un doppiatore che magari ha doppiato anche personaggi molto importanti al cinema, magari viene ricordato per quel cartone. Una volta questo veniva visto male dal doppiatore, che si sentiva quasi sminuito. Però vedo che tanti finalmente se ne stanno rendendo conto che restano nel cuore questi personaggi. Tra l'altro, si viene invitati anche soprattutto per i personaggi di animazione. Ho visto parecchio in giro. E ora finalmente anche i doppiatori, quelli diciamo che vecchia guardia, stanno accettando questo, che non è una diminuzione assolutamente, ma il fatto che comunque sia amato. Ma io penso che sia proprio il contrario, cioè l'animazione, che spesso è una porta al televisivo per i bambini, dovrebbe essere la cosa fatta meglio, perché tu devi educare anche i bambini, quando è più per bambini magari un'animazione, li devi educare a sentire le emozioni, a riconoscerle, a capire le parole, a usare anche parole difficili a volte. Io sono iper contro a non usare le parole difficili quando si fa un prodotto per bambini, perché poi non è mai solo per bambini, sono tutti prodotti lasagna, sono per tutti. Multistrato, sì. Esatto, sì, quindi sì. Vabbè, diciamo c'è una fascia sicuramente magari prescolare, che certo, è quella più proprio basilare, però in quella di Topolino che ricordava Gabriele, ovvio, quello è dedicato a quel pubblico lì. Ma certo, sempre più in realtà sì. No, perché però per esempio già i cartoni di Topolino che stanno su Disney Plus, quelli disegnati nuovi, quelli vintage, li guardo, mi piacciono tantissimo. Sì, sì. Beh, il nuovo obiettivo di tutte le case è quello proprio di legare anche, no, un po' i genitori al cartone vicino al bambino. È per questo che facciamo sempre di più dei prodotti anche per bambini piccoli, ma multistrato, con la citazioncina, sì, con una cosa divertente. E chiaramente lo stesso Teen Titans Go, che dovrebbe essere per ragazzini, in realtà è seguito, non lo è, lo è perché il bacino d'utenza maggiore sono i bambini, ma in realtà io ho tanti genitori che mi scrivono che si divertono tanto a guardarlo con i loro figli, perché non è solo una storiella per bambini, c'è anche la citazione, tante citazioni di film di culto, tante citazioni musicali, quindi sempre di più si cerca di far interagire un pubblico da 0 a 99. Vabbè, stiamo parlando di un cartone totalmente per adulti, quindi proprio tutto un altro genere. E qui no, certo.
Esatto, volevo chiedervi, io ho visto la serie con mio figlio che ha 16 anni, lui si pensava che mi stavo a vedere i cartoni animati, si è messo lì e ha detto guarda che questo non è una cosa, vedilo però tu ormai c'hai l'età, e avete parolacce, guarda, dice ma tu che ti stai guardando? Ci è rimasto scioccato e poi si è visto tutto con me. Come vi siete preparati a questa serie? Come vi è arrivata? Immagino Rossa, tu già sapevi tutto di Allora, Morbi da Morbi. Ah, qui c'è una è storia, così. l'aneddoto è L'aneddoto è: molto noi stavamo giocando a D&D, eravamo io e Riccardo insieme a Rocco, che è il mio compagno che faceva il master, e altri due amici. Stavamo in mezzo a pure una roba bella epica, eccetera. E a un certo punto Oreste mi scrive su WhatsApp: "Senti, ma tu lo conosci a Svin Hotel?" E io ho detto: "Sì, ma perché hai visto il pilot su YouTube? Che succede?" "Bene, tu fai Charlie Stella del Mattino e fai anche gli adattamenti. E poi c'è Riccardo che fa quello, Angel Dust, e Nanni Baldini farà Alastor." E io rimango completamente basita, perché lui me lo scrive così. Io sono fan dal 2019, anzi, io mi ricordo pure il 2018 che già lo sentivo. E cioè, sono sbiancata, l'ho detto a tutti, abbiamo festeggiato, perché poi eravamo fan, ovviamente. Poi non ho mai più rivelato niente di privacy, però era veramente una notizia bellissima da avere così, nella casualità più totale. È stato incredibile. Allora, ci Una andiamo ad lieta. ascoltare uno dei momenti forse più amati, perché i ragazzi me l'hanno sempre detto che no, Erika, questa è una delle vostre canzoni preferite, o sbaglio? Vabbè, sì, io e Rossellina ci Ah, insultiamo tutto il vabbè. giorno. No, raga, questa è la mia preferita. Aiuto, aiuto. La faccio, vai. È la più bella di tutte. Non si Aspetta, è sente? muto. Devi È muto, è togliere il muto. muto, Ale. Nella tua vita non c'è speranza. Fai schifo quasi quanto un cesso pubblico. Tra l'altro sei in astinenza. E non andrà mai peggio di così. Beh, io credo proprio. Di sì! Aspetta, cosa? Tu fai schifo, baby, che schifo che fai, baby, tu sei quella puttanella che è Ehi! uno schifo come me. Grazie, Tu stronzo! sei un ubriacone, una stella e la recensione. Sei un passivello da bordello, ma sono lì con E te. dovrebbe farmi stare meglio! Un tempo, sai, io mi sentivo come te, incompreso solo e sempre a terra. Ho aperto il cuore e così ho scoperto che siamo tutti nella stessa merda. Io l'anima l'ho venduta a quello là. Ma chi non lo fa qui in città? Non sei il primo amico. È uno schifo, baby, fai schifo e va bene se tu, Ti fai di cazzi e coca. baby, mi piaci così. Faccio schifo, amore, lo grido con passione e ora so che almeno ci sei tu, Uno schifo quanto quanto me. me. Io sono ludodipendente. Io trovo molto entusiasmante ogni droga e sex toy che mi Fai dai. così, canta ancora un po', che show! Non ho più buchi da violare. Ho perso tutto il mio potere, dando via la libertà. È chiaro che può solo peggiorare. È uno schifo, baby. Fa schifo, ma se noi mangiamo la merda insieme, forse lo sopporterò. Va bene, tu sei un perdente, perdonati e sii clemente. Resta sempre come sei. Fai schifo come me. Eccolo qua! Ma che cazzo si cantano? Prendiamoli! Bellissima. Adoro, Questa adoro, un canzone dovete inno. immaginarvi, cioè io, Rossa e Rocco, appunto, il suo compagno,
fino al cosa, fino alle 2 di notte, cosa è stato? Alle 3 abbiamo fatto e tu sei rimasto fino alle 5 quasi. Fino alle 3 di notte a ascoltarla e riascoltarla e pensare quale fosse il modo migliore di trasmettere proprio questa cosa, perché era talmente eclatante che fosse una canzone pazzesca, cioè lo avevamo capito già in quel momento, avevamo detto questa è una delle migliori canzoni che c'è in tutta la serie ed è un inno a tutti gli outcast, no? A quelli che fanno schifo, e quindi c'era proprio bisogno di un adattamento perfetto, cioè non poteva non essere preciso, perché sennò si perdeva tutto. Quindi io sono ancora molto fiera che abbiamo scelto di dire fai schifo invece di sei un perdente o una cosa simile. Penso che si applichi a molte più persone il senso di perdente, come dicevi anche tu l'altro giorno, Ricky, non si rende così bene in italiano. Fai schifo rappresenta anche per le persone che si sentono uno schifo magari nel fare una particolare cosa. Ho visto tantissime cose su TikTok che dicevano ho comprato altri 100 manga, faccio schifo, amore. Cioè, sì, è diventato un trend su TikTok. È un trend, l'hanno fatto tutti e penso che sia proprio la manifestazione ultima del fatto che veramente è diventato un po' un inno, una cosa che tutti possono cantare e metterla fuori contesto eppure a contesto comunque, ha senso comunque, no? Ma poi come stavano scrivendo in chat è una dichiarazione d'amore bellissima, cioè fai schifo ma so che almeno ci sei tu che fai schifo quanto me, cioè... Esatto, se mangiamo la merda insieme forse lo sopporterò, cioè... Esatto, è bellissima, ragazzi, io l'ho adorata, l'adoro. I due sì, c'erano insieme, no? Da Dio, scritta da Broadway, sì, sì. Cioè quella i due musical, Broadway a tutti gli effetti proprio. Cantata da paura, quindi insomma. I duetti tendenzialmente sono stati fatti separatamente. Sì, sempre. Perché nel canto è troppo complicato, ragazzi, farlo insieme. Cioè, devi avere un'abilità canora. Ma anche in originale. Ma certo. Separatamente, ovviamente. Ma certo. Cioè, le tracce cantate vengono sempre divise. Per una questione anche di pulizia della traccia, spesso comunque ci sono delle piccole, magari se hai hai fatto un piccolo crescendo con la voce ti si può sistemare. Se si incide insieme, invece, purtroppo questo non sussiste. Di solito i cori si fanno insieme. I coristi si chiamano tutti insieme e si fanno tutti insieme, ma i solisti mai, neanche in originale in effetti. Chiedono dove avete doppiato Hazbin Hotel. E l'abbiamo doppiata a Roma, in Pumice 2, la società della mia famiglia, e è stato molto bello, ci siamo divertiti tanto. Quanto è durato il doppiaggio più o meno? Pochissimo, forse 3 settimane? Ah. Sì, non è durato tanto. Sì. Adattamento è tutto. No, l'adattamento è tutto. L'adattamento l'ho fatto un paio di settimane prima. Ho cominciato. Devo dire però che ero così infognata, eravamo tutti infognatissimi, e quindi io li ho fatti penso forse in 2 settimane. Tutti quanti. Però in realtà c'è da pensare che comunque, ragazzi, sono 8 episodi da 20 minuti, cioè non c'era così tanto da doppiare. Davvero? Sì. C'è mai stata una battuta che mi faceva talmente ridere da non riuscire a dirla seriamente? E Giulia, guarda che hai avuto anche te battute super divertenti. Continueranno a dirtelo, ormai Giulia. Ormai ho detto queste cose e pensano che odio. Ma no! Ma no! Ma non è vero. Comunque no, io no. Dai, no. Dai, no, scusa. No, invece io ne ho un sacco di vaghe che mi piacciono. C'è ancora quella di Carmilla che è qui, è proprio qui. Però sono brava. Era proprio Oreste che parlava attraverso di te. Era bellissimo. Convincente. Molto. Io penso che non ci sia una battuta di Charlie, non tanto per la battuta in sé, ma per il modo in cui avrei dovuto dirla. Non c'era una battuta che a volte io veramente rompevo tutta la battuta perché scoppiavo a ridere. Dopo un po' ero così esausta, giustamente, da tutte queste risate che, ok, adesso basta, recita e basta, e penso a far ridere gli altri, per favore. Però Rosa, no. Ti sei ispirata a qualche persona? Perché tu hai, nella tua interpretazione, ho visto un sacco di personaggi del passato, veramente tanti. Ci sei ispirata a qualche personaggio in particolare? Devo dire Poppy tantissimo, Poppy dei Trolls tantissimo, perché Poppy, cioè Charlie è Poppy all'inferno per me, quindi
Quindi molto a Poppy, però ha usato un registro ancora più chiaro, mi sembra, con lei di voce, un po' più brillante. Era un po' più quirky Charlie di Poppy. Poppy è un'entusiasta ma molto preparata, no? Che cerca sempre di avere il piano per fare tutto. Charlie ci prova in tutti i modi, ma alla fine fa sempre disastri. Quindi in realtà le ho messo forse più qualcosa di più goffo, qualcosa di più... che magari le persone ci si possono anche riconoscere, no? Io mi riconoscevo molto nel suo entusiasmo. Perdona, io la battuta di Susan non me la ricordo. Dipende, ce ne sono diverse, ce n'è una bellissima. Io voglio ascoltare Rosy! Poi ci sono quelle della canzone, tra l'altro è stata la bravissima Anna La Viola, che in realtà è molto molto giovane, che poi ha cantato nel coro, è stata bravissima, è una cantante straordinaria, è una giovane doppiatrice, veramente brava. Ce ne sono parecchie di battute di Susan, però mi fanno molto grande ridere. Fabrizio Vidale, che tra l'altro avete sentito recentemente, ha fatto pure Brose in Super Mario, insomma, stiamo parlando di super top qui. Vidale, incredibile. Tanta roba. Io me lo ricordo dai tempi di Holly e Benji, pensa di... E poi c'è Nanni. Nanni veramente mi fa volare. Ilaria Latini, tua mamma, Riccardo, che su Rosy è incredibile. Cioè, veramente, Domitilla su Sera. Cioè, mia, Alex veramente. Polidori su Pietro, che tu dici, ma Pietro è un personaggio che sembra... No, che è quasi casuale, che sta lì all'ingresso. Invece abbiamo deciso proprio, anche perché la sua canzone era molto difficile da tenore, giusto Alex ce l'avrebbe fatta a farla, era perfetto. Tutti i ruoli sono stati dati veramente con grande amore, con grande accortezza. Io mi ricordo quando ho detto a Gabriele, guarda, dovrei fare questo personaggio, impazzirai, è completamente diverso da quello che fai di solito. Penso che sia anche stimolante, no? Per un doppiatore fare personaggi diversi, no? E come sempre. Sì. Veramente. Alessandra, parlavamo della particolarità di questa serie, ecco, spieghiamo a chi magari non ha vissuto il periodo Cartoon Network, che dicevamo anche nel backstage, no? La particolarità di questa serie, da cosa ha preso. Poi Rossa la facciamo partire di suo, perché l'ho vista bella preparata sull'argomento. Alessandra interrogata all'improvviso, interrogazione a tappeto. I'm here for the spiegone. Insomma, Super Quark? La musichetta, vuoi mettere la musichetta? Vai. Mi smanico. C'ho ancora i braccialli di Lucca, voglio vedere quanto reggono. Ancora i braccialli di Lucca, tu sei matto. Sì, voglio vedere quanto reggono. Stanno cominciando ad andare un po' al macero, ma vediamo quanto. Dici, che cosa ha di particolare questa serie e che cosa prende nel passato? Allora, sicuramente penso che molti, o magari non tutti, avranno visto il pilot prima di iniziare a vedere Hazbin Hotel. Con il pilot intendo il pilot di Elva Boss, della stessa creatrice. Sicuramente riprende quella che è la scuola di animazione della Cartoon Network vecchia, che però si mischia un po' con quella nuova, quella che viene chiamata l'arena sansera di Cartoon Network, quindi l'animazione Cartoon Network di metà 2010 fino sostanzialmente alla chiusura dello studio, cioè da quando è stata magnata da Warner, che è stata magnata da HBO. E poi ha anche tutta quel modo di fare, quella ritmica, che innanzitutto è anti-disneyana. Quindi il fatto che è una storia come Hazbin Hotel, che prende per i fondelli palesemente tutta una serie di stereotipi del bene e del male, delle principesse, delle canzoncine con gli uccellini che prende cantano. Prende per culo Disney in una maniera, poi dopo faccio vedere un video, secondo me la parte quella dove lo prende maggiormente in giro. Ma assolutamente, lo prende per i fondelli in una maniera incredibile. Il fatto che sia fatto in questo stile, che va contro tutto il realismo della Disney, se vedete i video musicali, praticamente sono dei veri e propri videoclip, cioè non sono i personaggi che cantano in un ambiente, si muovono, fanno cose. No, cambiano proprio scena, fanno cose, ci sono robe, immagini, pose, robe fighe, proprio come se fosse un videoclip musicale. E poi si rifà anche nel design dei personaggi, a tutto quello che ne parlavamo prima, era la cultura Tumblr della vecchia
Cartoon Network, ma anche di quelli che sono sostanzialmente cresciuti o hanno avuto un'adolescenza con gli inizi di Undertale e Homestuck. Quindi è quel fandom mega ciccione che si è spostato ed adesso è arrivato sostanzialmente su Amazon Prime Video con una veste nuova, più pulita, diciamo, rispetto a quelli che erano i canoni con cui è stato realizzato qualche anno fa il pilot, ma che si rifà di tutta quella tradizione, si porta dietro quella gente là di base. Quindi, fine del pippone. Allora, ti faccio vedere quello che secondo me è proprio la presa in giro disneyana con l'ultimo video della giornata. Vai. Yes. Vediamo se è quello che penso anch'io. Sto aspettando a bere la tisanina. Non hai messo il video? Non si vede. Eccolo qua. Ah, sì. Chi è beato è qui con noi, non devi preoccuparti, non stressarti se sei qua. È perfetto al di là. In paradiso, c'è festa quando vuoi con un sorriso. Puliamo lo zolfo ovunque vai, c'è il meglio, c'è il più sveglio, chi è votato alla bontà. E guarda che beltà! Ammetto che vorrei mostrarmi tutto e più, e sono certa che non tornerete mai laggiù. Ma tutto questo è temporaneo e presto finirà. È un solo giorno in paradiso, da felicità. In paradiso, sì! Io ne ho un'altra. E palesemente l'inizio di Zootropolis, questo. Sì, certo. Cioè... questo qual è quell'altra, quella che dici te? Ne ho un'altra, ve la faccio vedere tutta. Ma ecco un pezzettino. Un pezzettino, la puntata intera non puoi. No, non tutta la puntata, la canzone. Cioè, sarebbe bello, ma non è il caso. Dai, facciamola partire da qui, dai. Aspettate che qua c'è un attimo di coordinazione. I potenti mezzi di studiare. Eccoci. Vai. Qua. Poteva andare peggio. Che magari se la condivido anche forse meglio. Eccoci. È tutto per me. Ora ti capisco, figlia. Adesso arriva, ho preso un pezzo prima. Riconosco in te la mia follia. Mi sono grata, mi sei mancata. Ricominciamo, il passato scordiamo. So che ci sarai per me, per sempre accanto a me. È chiaro. Adesso arriva, sta arrivando. Ecco, per me da qua è Aladdin. Sotto era la Bella e la Bestia, ora è Aladdin. Sì, guarda, adesso fa anche il pezzo con la mano. Ecco, è Aladdin. È vero, è vero. Signori, Aladdin. Ok, scusatemi. Poi Lucifero è anche il genio, palesemente il genio di Aladdin quando fa la canzone con. Se vuoi chiedi, aiutami. Sì, è vero. Vabbè, proprio... gioco alcolico ogni volta che prende per i fondelli la Disney, sciottino. Che ubriaco alla seconda minuto, ma ok. Devo dire che secondo me il pilot prendeva ancora più in giro la Disney, soprattutto per come scriveva le canzoni, che sembravano proprio le canzoni delle principesse Disney, con quella tonalità... Sì, lì proprio terribile, cioè era quasi proprio una presa per il culo apertamente, cioè... Bellissimo. Rossa, personaggio preferito della serie? Che domanda! È Alastor, ovviamente. Riccardo? Ah, io niente, continuo imperterrito in questa Nifty. Cosa. Il mio personaggio preferito è Nifty, a me piace tantissimo. Io la... ti giuro, ogni volta che parlava... Anche il mio... Delle risate. Sì. È il mio anche secondo il tuo, Giulio. Sì, adoro. Fantastico. A me Alastor non capisci niente. No, ma Gabriele, te non può essere il tuo preferito Nifty, quindi... No, per me il preferito è quello di Ricky.
Mi ha fatto tanto ridere, mi è piaciuto tantissimo come l'ha interpretato, sarà pure quello, non lo so. Secondo me è anche quello, dai. È un personaggio amabile, però secondo me Ricky gli ha dato qualcosa che a me piace di più. Mi spiace, mi piace più in italiano, che cosa devo fare? Ma in realtà mi piace più tutto in italiano della nostra versione, quindi... Chi è stato qualcuno che ha criticato qualcosa di questa serie, che è venuto a darvi qualche critica, sì, a cui vuoi rispondere? Ma no, Rossa, dai, non farla così grossa, perché tu però dipende, no. Cioè, piccole la critiche. La cascata d'amore... Dai. Erano ciottoli di... dimmi chi è che vado. Chi? Allora, dovete essere di Provita. La Vaghi che in te è questa. No, Provita. Provita no, non è stato Provita, ma è stato molto apprezzato il suo folle articolo, ragazzi. Ma era vero o era fake quella era cosa? Vero, era vero. No, non ci potevo però. Perché è mi è capitato su. Sì, in America c'è stata la rivolta proprio dei cattolici, proprio ciao, sono volati tutti per aria quando è uscito Asbin Hotel. L'hanno visto Good Omens. Esatto, non capiscono perché non hanno visto Good Omens, ok? no, certo. Credo che sia sempre il fatto che è un'animazione e quindi viene giudicata per bambini e quindi non puoi fare una cosa... Deviante. Sì, esatto, deviante, accidenti. Però insomma... Poi, pensa, ci stavano pure le tematiche LGBTQ+, quindi figuriamoci. Più il paradiso che viene visto come il male e l'inferno come il bene. Quindi, le nuance proprio cancellate tutte. Cioè, tutte le sfumature. E scusa, chi ha creato? Allora, dovete però... E mo' gli vado sotto casa e gli è meno. Versione stadio, però, È anche vero che io mi vado a leggere tutto, qualunque perché cosa. Sono pazza. Quindi io ho visto, ma non delle critiche del genere, ah, che merda, ah, che schifo, sto doppia... Mai una cosa così. Ho sempre visto un pochino di critiche, allora, soprattutto sotto il trailer molti gli è preso un colpo per Nanni, alcuni per Riccardo, tantissimi hanno detto, oddio, ma che succede, che è sto cast? Però poi... per esempio, vedi, tu hai detto, cioè nel senso solo dal trailer, perché io mi ricordo che lì sotto, per esempio, spesso avevo letto commenti del tipo, ah, oddio, però per Angel mi sembra una voce un po' leggera, perché molti si erano abituati, per esempio... A dei fan dub che erano stati fatti su YouTube, in cui tendenzialmente si tendeva ad appesantire un pochino il personaggio. Vabbè, di Angel, quella è l'abitudine comunque. No, esatto, è l'abitudine. Infatti io quando li ho letti non me la sono presa, cioè anzi a qualcuno ho anche risposto, io ho detto dai, guardati la serie e poi mi fai sapere. Io ho scritto così, sì non sono fatti convinto. Però ecco, dico soltanto che il massimo delle critiche che io ho visto sono state sull'adattamento dei testi musicali, dove non veniva detto è tutto uno schifo, semplicemente venivano fatte notare delle cose, perché perde nuance, perché si perdono delle sfumature in italiano, e io dicevo sì, però magari se ne guadagnano altre. Comunque, guarda, sui testi del cantato, tendenzialmente è impossibile fare un lavoro che ha cantato tutto, perché, come abbiamo detto anche altre volte, cioè l'adattamento del canto è molto particolare, perché a differenza di un adattamento del doppiaggio normale, delle battute, del recitato, bisogna rispettare dei parametri, per esempio i battiti, dove cade l'accento, perché c'è l'accento musicale, che se non combacia con l'accento tonico della parola suona strano, e quindi ci sono varie cose da seguire, la bocca, il labiale, cioè che si aggiungono a quelli che ci sono già, ai problemi che ci sono già, le rime, i significati da rispettare, i reprise che tornano e dicono le stesse cose ma cambiano un pochino quella cosa, quindi, quindi in realtà bisogna semplicemente decidere a che cosa dare la priorità. Rossa e io, quando mi sono aggiunto, abbiamo sempre dato la precedenza al significato e alla metrica. La metrica è sempre aderente. Questo qui che hai evidenziato, Alessandro, è proprio il commento che più mi viene fatto. Mi viene criticato moltissimo che non ho mantenuto I'm the backbone of the V's, che adesso se vi spiego che cosa... Cioè, significa io sono la colonna portante delle tre V. Ragazzi, come lo potevamo dire? Cioè, sono una superstar e fa vedere tutte le immagini delle tre V, tra l'altro, e lei è circondata dalle immagini e dai social.
Quindi sono una superstar perché è, non importa che sono the backbone of the Viz, è la stessa cosa. Sono importantissima, guardatemi, tutti stanno al mio cospetto. Per... Cioè, la cosa è anche, spieghiamolo perché magari non per tutti è chiarissimo. Ogni frase racconta una cosa molto spesso, no? In certi casi il significato lo puoi dilatare in più frasi, però in questo caso, in Respectless, è proprio una canzone quasi mezzo... proprio da ghetto, è un po' rap, un po' cantata, e lei quindi ogni verso ti dice una cosa, e sono tutte cose diverse, non puoi stargli dietro, e in I'm the backbone of the Viz, sono sette battiti, diciamo così. Sì, la sì. Sì, insomma, sette, non so come si possono piedi. Chiamare. Piedi. Ecco, sette piedi, sette piedini. E il problema è che se tu vuoi dire sono la colonna portante delle tre V, sono la colonna portante siamo fuori già di 5, cioè, capito? Non... Però vedi e come poi... sono cambiati i tempi, Rossa, cioè una volta non si faceva queste domande, si pigliava tutto per buono, cioè... scusami, allora adesso mi dovete dire tutti una cosa, ma voi siete mai andati a sentire l'originale della Sirenetta di Ursula? Beh, magari adesso i ragazzi super fissati sì, io no, però io all'epoca no? Sì, mi piaceva quando uscivo cantavo tutte le canzoni perché mi piacevano da morire, basta. Esatto, e io personalmente evidenzio sempre questa cosa. A un certo punto, quando lei fa io la gioia darò, ok, in originale dice poor unfortunate souls, ok, alla fine della canzone anche in italiano dice povera anima sola, e qui non hanno rispettato né quando diceva poor unfortunate soul perché io la gioia darò, e né il finale perché avrebbero dovuto dire io la gioia darò e non povera anima sola, cioè fai tutta una cosa, no? Però queste cose non ci notavano. Ma no, i tempi sono cambiati. La diversa, sono cambiati i tempi, sì, certo. Esatto. E poi la canzone è iconica, cioè nel senso io la so solo in italiano. Pensa, io adoro. Stiamo parlando di ascolti. Di che stiamo parlando? Stiamo parlando di idee, di come si dice, di scuole di pensiero su come magari si può adattare un testo. Certo. E no, cioè, per esempio, se magari, cioè magari a chi piacerebbe di più, perché è una scuola di pensiero, piacerebbe di più sentire, che ne so, sono la colonna portante delle V, no, ma, cioè che io me ne frego completamente, metto tutto in mezzo. Beh, io a volte le vedo certi adattamenti così. Io odio. Dico, vabbè, comunque è vero, anche in chat dicevano, anche gli Aristogatti con Romeo. Romeo era irlandese, altro che più del Colosseo. Lui era McCallie, the cat in the alley, sì. Altro che Romeo. Però l'ho sentito in originale. Ma tutto in romanesco, però, con Amendola, che era un mitico, però. Per me però, cioè, inarrivabile in originale, in italiano, cioè, molto più bello, secondo me. Magari è la nostalgia che parla, però, non lo so, mi sembra che a volte fare dei compromessi possa aprire delle porte verso altre cose. È stata proprio una roba molto, diciamo, forse in tempi come i nostri non so. No, io l'avrei fatto. Io l'avrei fatto. Non è che bisogna arrivare a un compromesso anche così, nel senso, non, il passato era passato, c'erano tanti errori, però anche questa minuziosa fare uno a uno con l'inglese è una lingua anche diversa. L'adattamento è l'adattamento, deve arrivare verso il pubblico italiano, sennò poi diventiamo ossessionati, secondo me, da tutto questo e perdiamo anche certe sfumature che erano il successo di determinate cose. Per non dire che però bisogna rispettarlo, quello sicuramente. Esatto. C'è stata una canzone. Scusami, interrompo. Spesso ci sono dei paletti che sono dati dal commerciale, dal marketing, vero, da alcuni diktat che ci vengono dati dai clienti, che a volte non ci permettono di fare quella cosa che dicevamo prima, cioè di editare in un modo leggermente diverso. Credo che Disney, no? Disney mette parecchi paletti, se mi hanno detto, sbaglio. Sì, ma non è la sola. No, infatti, anche Netflix li mette. Immaginavo. Ultimamente c'è qualcuno, in realtà, per questo prima dicevamo che si sta un po' tornando a farlo, perché c'è qualcuno un po' più illuminato che riesce a scindere il reparto marketing dal reparto creativo, e quindi il reparto creativo c'ha leggermente più agio per barcamenarsi su qualcosa che comunque resta fedele, cioè
cambiare una parola di metrica per questioni di metrica in realtà è aggirare un ostacolo molto grande, ma per arrivare poi allo stesso fine, no? Quindi soltanto qualcuno che c'ha i paraocchi non vedrebbe questo. Non è che Rossa voleva scrivere una cosa, non lo so, sto facendo un esempio, perché voleva mettere la sua interpretazione no, lei aveva un grave ostacolo di piedi, in quel caso ha dovuto aggirare per arrivare a dama. E c'è qualcuno un po' più illuminato tra i nostri, diciamo, supervisor che lo capisce e ci lascia quel po' di agio, e ci sono altri ancora che invece sono lo sono un po' meno e quindi ci chiedono di restare pedissequamente fedeli, ma poi vogliono un certo tipo di risultato e quindi è un po' voler fare le nozze coi fichi secchi. Una delle ultime domande che vi faccio, perché vi ho trattenuto davvero tantissimo, siete stati carinissimi, tra l'altro Gabriele siamo arrivati a 200 in questo momento, wow, di persone che ci stanno seguendo. Che bello. È stata una canzone delle canzoni in particolare in cui avete avuto difficoltà a tradurre e interpretare in italiano? No ragazzi, allora, per me l'incubo vero, io sto parlando dell'incubo fatto per eccellenza, è stata Di tutto farei, proprio la canzone che ha cantato anche Juliet, e devo dire che trovare il modo di far quadrare il fatto che Carmilla parlasse in plurale e Vaghi in singolare e cantassero praticamente le stesse parole è stato un incubo. Tra l'altro è difficilissima a livello di metrica, cioè c'è quel pezzo in particolare di Carmilla che fa la guerra io scatenerò e chi lo sa, no? Chi sopra esatto siamo in fissa tutti, però ecco, io la amo tantissimo, ma ho dovuto imparare a riamarla quando era finita, perché non soltanto noi, Carmilla, abbiamo fatto 12 provini per trovare una cantante adatta a Carmilla, ma e quindi io l'ho sentita mille volte questa canzone, ragazzi, mille, perché ero presente a tutti i provini, ma tra l'altro era proprio difficile da fare, cioè da mettere insieme e da concordare il fatto che tanto in inglese non si nota se dici you a due persone o you a una, è la stessa cosa. Quindi niente, grazie. Certo, scusami, stai facendo il complimento a Giulia, è vero, è stata proprio brava. Grazie, io sono tanto brava. Grazie, guarda, a me queste cose, io sono proprio... Giulia, sei stata bravissima, non puoi... Mi hanno dato tanta fiducia. Io quando ho sentito Giulia per la prima volta sono impazzita. No, vabbè, quando fa quel bel... Non so neanche cosa sia, capito? Ma l'ho fatto. Comunque, in realtà, secondo me, se posso, Rossa, vai, visto che c'ero anch'io, una difficilissima da adattare è stata Out for Love. Ah, sì, l'altra canzone di Carmilla. Era una canzone corta, però complicatissima. Cioè, perché poi, a parte che lei fa Out for... Sentite i piedi. Out for love. Sono tre. Cioè, nel senso, sono tre, come si dice, sillabe. In realtà, no, non sono sillabe, però diciamo vabbè, piedi. Cosa succede? In realtà, lei fa... Quindi in questo caso sono note diverse, quindi potresti aggiungere... una sillaba. Delle sillabe in più a queste, diciamo così, per farci capire, alla canzone, perché cambio di nota, e lì era necessario, perché in tre piedi non puoi dire assolutamente niente in italiano che sia minimamente vicino a quel concetto. C'era anche la cosa che Riccardo a un certo punto si era fissato assolutamente che doveva fare, che noi, visto che è Out for Blood... Allora guarda, ti prego di non parlarne perché io mi imbarazzo. Allora, io devo sapere che sono una persona un po' ossessiva a volte, nel senso che quando mi fisso con una cosa comincia a partirmi anche la paranoia. Ricky, ma tranquillo, non si vede. Non si vede, vero? Quando praticamente facevamo questa canzone, alla fine avevamo trovato questa soluzione. Benissimo, andiamo tutti a dormire. Io saluto Rossa. Dai, bellissima, l'avevamo cantata, l'avevamo mandata ad Oreste. E io, immaginatevi, io che torno a casa. 3:00, 3:30, non lo so che cos'era. Vado sotto le copertine, faccio così, e faccio. E mi scrive. No, guarda, chiudo gli occhi e faccio.
perché non era così. Lei dice out for love, che vuol dire, e me la riscolto, vuol dire che lei è out for, perché di solito si dice out for blood, che è tipo sete di sangue. Allora, esatto. Out for love, sete, che cos'è? Sete d'amore, quindi dobbiamo dire sete d'amore, dobbiamo dire sete d'amore, comincia a scrivergli, no, dobbiamo scrivere sei assetata d'amore, comincia a scrivere 3.000 messaggi. Io, Riccardo, va tutto bene, è bello così. È bella così. Ragazzi, questo è il lavoro del doppiatore, capito? Di chi lavora nel doppiaggio, sempre, non esiste non ore. Ma... Leggi domani e io ho cominciato a mandare tutti audio di mie versioni pazze che non sono. Io ho mai. Ancora, potrei ricattarti con quegli audio. No, comunque la reprise di More Than Anything fatta da me e Giulia live non ve la facciamo neanche per sbaglio, perché fare no, quello è impossibile, fare quel controcanto altissimo no. Di Rossa mentre io vado per la mia, lei va per la sua. Quanto no. Ci avete messo a farlo? Noi per fortuna l'abbiamo fatto separatamente. Separatamente è una bomba, perché la ognuno canta la sua canzone praticamente, perché cioè, ma insieme è difficilissimo. No, no, non è impossibile, cioè... No, non ce lo chiedete, vi prego. Però, no. Però posso dire che presto uscirà un video al riguardo, giusto Giulia? Ah. Non c'è problema. Posso dire solo una cosa? Come no? Che avevo letto tipo 20 minuti fa in realtà, però non volevo interrompere nessuno. Non Vai. Mi ricordo chi aveva scritto. Non penso che il mio personaggio sia il più noioso della serie. Io ho detto che sia bello. Ma sei troppo negativa, secondo me, sul tuo personaggio. No. Io parlando di interpretato le sue parole. Penso a livello professionale, a livello ragazzi. Di divertimento alleggio, parlando spicciola, a livello di giocare con la voce, di giocare al lavoro, eccetera. Non è quella che ha più colori, esatto, perché è quella, perché poi segue quello che è il suo personaggio, è razionale, deve concreta, con i piedi per terra e si rispecchia sulla recitazione, ma non è il personaggio più noioso, perché esatto. Poi come dicevamo sulle mie spalle si divertono più o meno tutti, perché poi su di me nascono varie, cioè con me o con delle situazioni che creo come personaggio nascono poi un sacco di battute e sì, magari innesco anche tante cose divertenti. Quindi adoro il mio personaggio, è meraviglioso, è anche una gran si può dire figa? Sì, sì. Si può dire. È anche una gran figa, però a livello di colori e lavoro proprio mero e spicciolo, sicuramente è il personaggio meno divertente da doppiare. Giusto, io lo capisco, cioè penso che anche altri personaggi siano così, cioè magari una Susan se la prendi storta, cioè per esempio Anna La Viola era molto più giovane di Susan, perché anche in originale era la doppiatrice di Nifty che faceva Susan, e quindi se la puoi prendere anche male, che dici sì vabbè ma faccio sta vecchia stronza che non c'ha niente di bello da dire, e invece è un'occasione per divertirsi. Quando fai personaggi molto militari, ve lo dico anche per mia esperienza personale, è molto difficile, bisogna tenere giù la laringe, fare tutto questo vocione sempre, no, molto io militare. Io quella voce che si sente, il vocione che ho, cioè... Come, non so se si percepisce adesso dalla live, certo, non è proprio la voce che si sente nella serie, perché certo. Da subito all'inizio Oreste voleva che ci fosse un'importante differenza tra la voce e le note di Charlie e quelle invece, ma sempre perché dovevano seguire quello che era il personaggio, perché certo. C'era la gioiosa e svampita Rossa e c'era la concreta e cazzuta e militare Giulia, capito? E anche quello, poi anche il lavoro della voce è stato... E lì ci vogliono le palle, ed è faticoso usare sempre i cosiddetti alleggio, no? Cioè è le faticoso usare sempre su... Le ovaie, che alla fine è la stessa cosa. E soprattutto però... su un prodotto animato, perché diciamoci la verità, molte volte vengono considerati come prodotti un po' di serie B. Esatto. Ma non da noi. Non da noi. In senso generale, proprio. Bam, bam. Sì, in generale, al di là di altro. Mo, a parte il mio personaggio... No, non è vero. Ma... Le animazioni sono la cosa più divertente di solito, perché sì. Ci puoi mettere tantissimo di è tuo, vero. Perché sì... Qualsiasi tipo di animazione, disegno, come viene appunto disegnata, però non sono
espressivi quanto un volto umano, ovviamente, capito? Ci puoi mettere tantissimo del tuo, puoi dare un sacco, quindi in realtà prodotti di serie B anche no, perché in realtà poi la cosa più divertente è faticoso, più faticoso, faticoso per le ovaie, ma pure loro tre che stavano sempre a mille carichi a pallettoni, divertente sì, ma anche tanto, no, un culo così. Però la cosa più bella, peraltro, è che noi non siamo cioè siamo meno limitati magari dalle interpretazioni che ha dato l'attore originale, che di solito certo è bello riuscire a dare le stesse cose che sta dando lui col viso, con il corpo, con la voce, però il cartone lo puoi veramente modellare tu a volte, è vero, sì, è incredibile. Sì. Anche perché spesso sono doppiati di merda nelle altre lingue. Ragazzi, leggi questo commento, Giulia, perché io sono completamente d'accordo, molto più espressiva, era piatta in originale, anche nel cantato, quando fa la canzone. Ma che lei non andava, sai? Non lo so, secondo me lei aveva un affaticamento vocale, cioè lei perché non l'ha sentito. Lei è un'ottima attrice, in realtà, di Broadway, se non sbaglio. Peraltro ha fatto anche, ho scoperto dopo che ha fatto anche Mirabel, che era lei. Non lo sapevo. Sì, no, ma perché non, se non sbaglio, sbaglio che non avevamo i nomi dei doppiatori? No, assolutamente non ce li avevamo. Perché io ti avevo chiesto anche, ma il mio è lo stesso del pilot? E tu mi hai detto, non lo so, forse sì. Non lo so. Cioè, non lo sapevamo. Sono uscite dopo le notizie riguardo il cambio del doppiaggio. Riguardo. E quindi, sì, non lo so che cosa è successo, perché anche a me non è piaciuta così tanto. Ma sì, anche nella parte cantata mi aspettavo tanto più. Tanto di più, ma guarda che di tutto farei, tu cioè vai proprio di potenza a un certo punto, invece lei è tutta sul fiato. Forse sì, hai ragione tu, aveva qualche... Comunque non parlavo di brutti doppiaggi riferito ad Asbin Hotel. No, doppiato benissimo. In generale le altre lingue, ma lo stesso inglese non è sempre... No, non è sempre ancestrale. Cioè, assolutamente no. Cioè. È vero. Volevo approfittare di una domanda che hanno fatto in chat riguardo al fatto di fare le canzoni fan-made del fandom di Asbin Hotel, come Insane, Addict, tutte le canzoni che hanno fatto, che erano state fatte molte dal cast originale del pilot, e chiedevano se le faremo mai. Io vi dico, personalmente, con Music Bento, ci trovate su TikTok, su Instagram e su YouTube, è un gruppo che abbiamo fondato insieme ad Alessandro e Federico Campaiola, Giorgio Paoni, c'è anche il mio compagno. Se vi piace come io adatto le canzoni, allora potete sentire anche le sigle degli anime adattate in italiano da me, e a volte anche cantate da me, e da me e da Rocco soprattutto adattate, e con le basi tutte rifatte. A breve ne uscirà un'altra di Demon Slayer, la prima sigla di Demon Slayer, e poi faremo uscire anche qualcosa di Asbin Hotel. Abbiamo in mente già di fare Insane, Addict e la canzone del pilot, Inside of Every Demon There's a Rainbow. Quindi speriamo che contattate la pagina, premete follow, seguiteci, e così potrete essere sempre... Anarchia di nuovo. Andiamo! No, dura sempre più. Però che ti lancio sempre la palla di Erika canta. Erika canta. Erika, Alessandra, avete un'ultima domanda da fare ai nostri ospiti? Prima che ricasco. Se ricaschi possiamo togliere quante ne vogliamo. Ma in realtà una curiosità, visto che la seconda serie è in produzione, eccetera, e visto che mi sembra di capire che vi siete divertiti molto e avete avuto a che fare anche con altri doppiatori che suppongo si siano divertiti molto, nella seconda stagione chi vorreste coinvolgere? Tutti gli altri che sanno cantare. Esatto. A livello di colleghi. Sì. Che ci vedreste dentro dei vostri allora problemi? Io sono troppo curiosa di Lilith, sono veramente curiosa, non so che cavolo di voce faranno uscire fuori,
e sono... Non ci dormi la notte. Sì, non ci dormo la notte perché lei è la dea del canto, cioè lei ha dato potere all'inferno col suo canto, quindi mi viene un po' l'angoscia. E per la chat, no, Flavio Aquilone io non lo voglio su Asbin Hotel, io lo voglio su Hell of a Boss e lo voglio proprio su Stolas, quindi no, Flavio Aquilone io aspetterò che ci daranno prima o poi Hell of a Boss, perché io sono convinta di questa cosa. E voglio fargli fare assolutamente Stolas a Flavio Aquilone se avrò mai l'opportunità. Volevo chiamare Alessandro Campaiola che canta bene, Federico Campaiola, stavo a loro due. Sì. Ma anche Mannella che canta benissimo, ci sono tanti altri cantanti. Quarta. La Catani, ci sono Monica Bertolotti, voglio assolutamente chiamarla, ci sono veramente tante, tante voci che secondo me sarebbero perfette. Sarebbe poi figo a questo punto fare anche un concerto una volta dal vivo. Ma pensavo un totocasting. Ma infatti ragazzi, sì, dovremmo andare a teatro con questa roba. Facciamolo! No, perché l'ho lanciata, ma Rossa secondo me non farà. Posso dire una cosa? Vai. Io penso che il più grande rammarico che possiamo avere è che... cioè che non possiamo mettere Gabriele su un altro personaggio. È vero! Cioè, siete portati, vabbè, ma che ne sai? Non si Gabri, sa. No, però infatti dovete metterlo. Cioè, nel senso, potrebbe andare all'inferno, come diceva qualcuno. Esatto, prima ho letto un commento. Sì, ma rimarrà là e gli faranno passare le pene dell'inferno, secondo me. Chiami Charlie, perché Charlie veramente... Ho letto un commento che diceva spero che Adamo vada all'inferno per poter risentire Gabriele. Ma sì, non ragazzi, era tipo molto indietro, però l'ho scritto. Quello switch, no? Serpentius. Non lo so, però ragazzi, Serpentius è stato ucciso da Adamo, e quindi non da una lama angelica, ma da un potere, no? E invece Adamo è stato ucciso da un pugnale angelico, e quindi purtroppo io non credo, lo spero, ma Gabriele non ti preoccupare, perché quando ci daranno da doppiare anche Hell of a Boss, io continuo a dire questa cosa, magari si realizza, io voglio che tu faccia Moxie, quindi non c'è nessun problema. Vedo Gabriele subito preparatissimo. Hai capito? Ma guarda, si canta? Noi cantiamo tutto. Esatto. Esatto. Allora, siamo al finale, ricordo, Federica mi ha giustamente ricordato l'orario, domenica fra due weekend saremo al Bologna Nerd Show, ci sarà Flavio Aquilone a presentare, Rossa è fra i candidati, chissà in che premio, poi lo vedremo, tutto sorpresa, mi raccomando non mancate il 17 alle 3. Gabriele, ora faccio un giro fra di voi, cosa state facendo? Ora ovviamente non vi metto in difficoltà, non dovete dire quello ovviamente, che so che ci sono un sacco di contratti che vi obbligano a non dire nulla. Anche extra guarda, doppiaggio, se c'è qualcosa che ti fa piacere, no? Dire qualcosa a teatro, qualche attività anche esterna oltre al doppiaggio, diccela, perché noi siamo sempre molto interessati. Ma guarda, esterna al doppiaggio al momento non molto, effettivamente. Oltre che venire allo stadio con te, che una volta... Oltre che venire allo stadio, c'ho due bambini, quindi una splendida famiglia, e quindi anche loro mi danno sempre molto da fare, e sto facendo un sacco di cose molto fighe, preparando come doppiaggio e soprattutto come direttore del doppiaggio in questo preciso momento, e poi vabbè, insomma, il 23 febbraio esce quest'altra serie a cui ho lavorato tanti mesi, quindi mi aspetto un feedback positivo o negativo, chiaramente, di qualunque genere, anche da voi che siete espertissimi di soprattutto animazione. Assolutamente, sì, e molto quindi curioso. È sempre Amazon Prime, anche lì c'è un filo di follia del tutto diversa, chiaramente, e parla di tematiche molto delicate, quindi vi lascio veramente gustarvelo. È il secondo miglior ospedale della galassia. Fichissimo, non vedo su l'ora. Prime Video. Riccardo, tu su che cosa sei impegnato invece? Ma guarda, in realtà al momento, oltre al doppiaggio, vabbè, io sto studiando, in questo momento mi è presa questa cosa, non lo so, io sono, sto continuando la mia, come si dice, la mia preparazione da performer, perché io studio anche musical nel mio tempo libero. Tra le mille cose. Sei veramente un coacervo di interessi. No, sì, io sì. Che porti, guarda, tutto nella tua attività poi. È un buco del bianconiglio, non se ne esce più. Quindi sì, in realtà sto facendo questo, spero in un momento, come si dice,
prossimamente qualche cosa di spettacolo, spero di poterlo proporre. Al momento no. Se posso, la cosa, unica cosa extra di doppiaggio che mi viene in mente è il progetto Corrossa, Music Bento. Vi invito nuovamente a seguirlo perché è una cosa molto molto fica. Facciamo tutte le sigle degli anime che di solito vengono lasciate appunto in originale. Noi facciamo una versione in italiano e adesso faremo anche tutte le canzoni di Admin del, diciamo, pilot. Tra l'altro, se volete ascoltare Riccardo su Music Bento, ho già fatto la sigla di la seconda sigla di Ranking of Kings, serie che ho adorato. No, quella di Vaundi? Sì. Oh mio Dio! Chiediti, ah no, sei seduta, a posto. Dovete andare su Music Bento e dovete dirmi la vostra, vi prego, sono curiosissima. Dovete sapere la vostra, e poi vabbè, non lo so, io al momento sto... Ah, di recente mi è presa questa cosa che ho aperto TikTok, sto avendo una risposta assurda da proprio dai fan di Azbin, tant'è che non me l'aspettavo. Immaginavo. Per niente. Io non... Sì. Sì. È molto TikTokosa come serie, diciamo. Non sono molto avvezzo, infatti ho cominciato così a caso, ma ti dirò veramente, poi ho scoperto che all'inizio io mi impegnavo, no? Facevo i video in cui mi mettevo lì, dicevo ok, adesso devo parlare di qualcosa. Come non fai? A un punto ho cominciato a essere veramente molto, vabbè dai, metto questa cosa, mi fa ridere. E la risposta è stata esplosiva, cioè veramente è stata una roba incredibile, quindi sono molto contento di questo perché vuol dire che c'è un interesse e anche per la cosa bella è la cosa che mi fa più piacere, se posso, è che vedo che c'è un interesse per il doppiaggio, che in realtà è una cosa di nicchia, no? È enorme, no? È un interesse, sta crescendo sempre, però di più. C'è l'interesse per il doppiaggio fatto bene, cioè questa è la cosa che mi fa impazzire perché magari il doppiaggio dici sì, è interessante perché sento le voci, però c'è proprio un interesse per quando è fatto bene, cioè io leggo dagli umani, dagli umani. Quando la gente dice, però vedi che a volte l'edizione italiana è buona, quando io leggo queste cose mi emoziono perché dico, ma allora la gente se ne rende conto quando noi facciamo un bel lavoro, quando noi ci mettiamo. Io mi sono fatto il culo tutta la vita, l'ho fatto senza nessun tornaconto, no? Senza che mi tornasse mai troppo indietro, però quando adesso ci sta tornando qualcosa, in realtà mi è già successo, però con questo in particolare tantissimo. Esplosione. Ma è assurdo. Vabbè, ho parlato tantissimo, sono allo gorro. No, beh, io faccio una piccola parentesi, che io e mio marito siamo fan sfegatati di Adaka no Yusha, della canzone di Ranking of Kings. Mi ha appena scritto perché ci sta seguendo, ma quindi adesso la dobbiamo ascoltare e non dormire stanotte. Entrerà in loop nella tua testa, quindi. Sì, perché io sono settimane che continuo a cantare queste canzoni e lui gli rimangono in testa e non dorme più, e quindi mi sta odiando. Oh, ora no. Anche delle facce a cui dare la colpa da stasera. Giulia, tu che cosa stai facendo? Vuoi dirci magari anche qualche attività oltre il doppiaggio, fai anche dirci cosa stai magari doppiando, di quello che si può dire. Dico sempre così perché qualche volta qualche vostro collega si fa scappare qualche spoiler e mi tocca cancellare quasi mezza live. No, niente. Sì. No, io non, cioè, nel senso, non so neanche cosa posso dire o non posso dire, onestamente. Ho finito oggi un film per Prime e devo iniziare tra l'altro con Gabriele, una serie Netflix sempre animata. Va bene. Sì. Gabriele adesso si è ricordato. Devo fare un film con Gabriele. Pure. Ma non possiamo dire niente, Giulia, neanche una cosa di quelle che hai detto. Penso. No, non sto dicendo niente. Bravissima. No, non mi ricorderei neanche i titoli, quindi però c'è un po' di questi... Perché sì. Non li sai? Non me li ricordo. No, me li hanno scritti, ma non me li ricordo. E poi no, extra lavoro, io non ho mai fatto niente a teatro. Ah, vedi? No, io è una cosa... Però sei una grande sportiva, una grande sollevatrice. Sì, vabbè, ma non c'entra nulla con... Che te frega, è un interesse. Io lavoro palestra a casa. Ma domani alle 18 devi andare allo stadio. Ma domani mattina vado in palestra e domani alle 18. Però così hai detto che squadra sei, scusami. Non, no, non ho detto niente. Non l'ha detto. Allo stadio potrebbe essere l'altra. A vedere il nuoto. Tanto agli ostacoli. È vero, tutti a vedere il tennis o il padel, che ho detto, esatto. Adesso sì, poi domani dice che è bel tempo, quindi sì. Mamma mia, sicuramente alle 6 saremo molto occupati.
Rossa, cosa ci racconti invece te? A parte Asbin, però adesso andiamo oltre. Cosa stai facendo ultimamente? Allora, a breve dovrebbero ripartirmi un paio di direzioni e dovrebbero arrivare un paio di serie che finalmente, anche perché dopo lo sciopero americano c'è stato un grande calo di lavoro. E sono felice perché ho due potenziali animazioni, quindi sono felicissima di poterle dirigere, tra cui una forse magari un giorno ne parleremo. E poi vabbè, siamo indaffaratissimi su Music Bento, tantissimo, stiamo facendo un sacco di cose, adesso approfittando che c'è poco lavoro. E poi sto facendo da master per la prima volta ufficialmente, perché è proprio la mia campagna, in una bella campagna ispirata al videogame di Hollow Knight, di cui io sono appassionatissima. Bellissimo. È un prequel di Hollow Knight, cioè come si arriva alla fine del mondo, tra mille virgolette. Con le meccaniche di D&D? Sì, D&D 5. Bellissimo. Sì, sì. Sei impegnatissima sui social, che mi stai impegnatissima. Coinvolge anche me. Nonna Giulia mi aiuta, mi dà una mano, ma è diventata bravissima con i social. E anche grazie al merito, il merito è anche tantissimo della mia migliore amica e social media manager Dora Bugatti, che è un genio e veramente mi aiuta tantissimo, perché io dietro a queste cose non ci riesco a stare. Però hai preso un po' di confidenza, cavolo. È molto brava lei. Adesso abbiamo fatto un video io e Rossa in cui praticamente ci scambiamo i ruoli. Gender swap. Diciamo, l'ho visto. Io faccio i ruoli di Rossa e Rossa fa i miei. Ne usciranno vari nel tempo. Ma hai visto come arriva, sistema le luci, ti dice, fa, poi lo monto io, poi faccio io così. No, in questo caso qua. Io ho detto, se Dora non ce la fa, lo faccio io, però è un po' scarsa la questione al confronto, però sì, è diventata... Rossa, ma veramente tu hai veramente... Dove trovi il tempo per tutto questo? Perché madonna, non dormo! È vero, io, perché cioè, quando monti queste cose, perché ne fai una marea... molto belle, curate anche, tra l'altro. Sì, non le monta lei. No, è Dora, okay. È Dora che io monto soltanto i brutti video di music Bento. Infatti adesso ne devo finire uno. Appena stacco la live finisco quello per Gurenge. Vai, fantastico. Ragazzi, io vi ringrazio davvero, è stato fantastico avervi qui con grazie noi. A la gente grazie è venuta, a voi è dell'invito. Contento. Grazie. Poi, veramente, non è niente di dovuto ed è fantastico. Io spero che questi siano dei momenti che avvicinano comunque le persone al doppiaggio e ad amare quello che si fa, perché ripeto, la cosa fondamentale è ok avere la scelta, però come diceva Riccardo, il bel doppiaggio la gente inizia a riconoscerlo e Asbin è stato amato anche per questo e soprattutto secondo me anche per questo, quindi io grazie a nome di tutte le persone che vi stanno ringraziando grazie in chat, voi. Davvero tantissime e davvero in bocca al lupo per tutto e anche grazie. Per domani pomeriggio anche a voi ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao.